Ed eccoci nel proseguire i programmi. Subentriamo a Nelly Sole con il suo bellissimo così programma di stimolo e di un po' sano umorismo. E proseguiamo i programmi radiofonici della mitica emittente davvero evolvente che smuove e libera la mente. Radio Gamma 5, FM 94, Campo d'Arsego, Padova. Allora, una felice serata del lunedì 12 aprile 2021, sono le ore 18:78 minuti circa, e a tutte e a tutti voi in ascolto un bel saluto da Elio. E un caro saluto da Corrado. Corrado, come va stasera allora? Sto benissimo. Sì, benissimo, sì. Questo è un bel inizio allora di stagione. Sì, esatto, sono molto bene. Contento che adesso avremo l'opportunità di parlare con Eleonora. Ah, ma tu cioè io volevo creare un po' di suspense subito. Vabbè, hai tolto la sorpresa, ma Eleonora non si sa chi è. Ora siamo con l'appuntamento quindicinale che va in onda il lunedì dalle 18 alle 19, alle 21, con la rubrica Appunti di Antroposofia e Mondo Altro. Antroposofia, Antropos Sofia. Conoscenza dell'uomo nella sua interezza di corpo, anima e spirito. Uomo quindi quale entità naturale e soprannaturale, come già diceva Goethe. Certo, è difficile affrontare questa visione in questo periodo di quasi totale materialismo e dove la scienza ufficiale ci porta un modello di uomo composto solo di elementi chimico-fisici, elettrici, escludendo del tutto le altre componenti sovrasensibili. Eppure lo scienziato dello spirito Rudolf Steiner, che ha fondato l'antroposofia, nella sua colossale opera scientifico-spirituale, non ha mai escluso la scienza ufficiale accademica, anzi ci porta a conoscere la parte sovrasensibile di cui è costituito l'essere umano con un approccio scientifico e in base a questo approccio ha dato impulsi conoscitivi e operativi in tutto lo scibile umano. Dalla filosofia, tutto il grossissimo lavoro che lui ha fatto sulla ricerca delle attività del pensiero, attività pensante nell'uomo, il suo diciamo fondamentale opera, Filosofia della Libertà, alla medicina, all'agricoltura, alla pedagogia, alla spiritualità, all'architettura, all'arte, e in questo ambito ha fondato addirittura nuove arti, quali l'arte della parola e l'euritmia, una nuova arte del movimento su base scientifico-spirituale che oltre a essere arte può diventare supporto terapeutico. E questa sera vogliamo affrontare questo grande capitolo dell'euritmia con una persona con un curriculum impressionante sia da un punto di vista artistico che biografico e che ha fatto dell'antroposofia e dell'euritmia una missione di ricerca e di crescita evolutiva davvero importante. E basterà dire il suo nome, anzi i suoi nomi, per capire la sua storia e la sua missione senza tante presentazioni. Abbiamo davvero, e non senza emozione, il grande piacere di avere con noi stasera. Vediamo se Eleonora è presente. Ci sono, caro Elio. Ecco, allora abbiamo con noi appunto i nomi, Aaron Noel, in nome di iniziazione spirituale, e all'anagrafe Eleonora Brigliadori. Buonasera, Aaron Noel. Buonasera, davvero sono giubilante nel cuore e anche un po' in trepidazione perché la prima volta che ho parlato dai microfoni di questa radio libera che veramente in questi anni ha fatto tanto sul territorio, ha fatto tanto perché le persone non si sentissero sole, ma divenissero soli. Ecco. Con queste parole cominciamo a sentire che ogni parola in realtà è un grande mistero e l'euritmia, come tu hai detto, accennando in breve alla figura umana di Rudolf Steiner, che per me non è solo un maestro, da un certo punto di vista è come un padre spirituale, ma soprattutto è una figura a cui ho dedicato la più alta attenzione e quel sentimento di devozione che deve essere sempre
la base di ogni nuova conoscenza. Certo. E allora, cara Ronoel, noi veramente non abbiamo parole per ringraziarti anche della generosissima disponibilità, stai con noi 3 ore e quindi siamo veramente contenti e ti ringrazio anche che subito hai dato la possibilità di darci del tuo e ce lo diamo anche qui in trasmissione, anche se non ci siamo mai veramente incontrati de viso. E allora questa sera abbiamo un viaggio conoscitivo quasi da Argonauti, direi, nel senso che è impegnativo e forse anche un po' ardito. Allora, almeno dal tema, almeno dal tema che abbiamo scelto, Eleonora. Guarda, usi delle parole, ho cominciato a conoscerti veramente perché ti ho ascoltato in questo programma. Ricordo quante settimane fa c'è stata la diretta con Enzo Nastasi. Due settimane fa, sì. Ecco, io ho seguito la diretta in macchina, sono caduta nel silenzio, poi sono andata anche a risentire alcuni brani e voglio dire a tutti gli ascoltatori che seguono questo tuo programma che idealmente questo mio incontro con te... C'è anche Corrado qua con me, il carissimo Corrado. Con questo cuore bellado, luminoso, ci sono, diciamo, in ogni nome, in ogni parola ci sono dei piccoli misteri. Ora tu mi hai presentato come Aron Noel e molti mi chiedono come mai questo nome. Il nome l'ho scelto, come dire, scoprendo che in Eleonora, se io avessi rovesciato il mio nome di fronte alla necessità di lasciare andare tutta l'esteriorità, tutto quello che avevo vissuto fino al 17 febbraio 2017, momento in cui dichiaro la morte, la fine della mia figura esteriore come Eleonora, e ben conoscendo i processi spirituali che avvengono dopo la morte, che noi possiamo riassumere con la ricapitolazione a ritroso della vita. E questa cosa è avvenuta proprio perché nel frattempo io avevo comunque sviluppato, negli anni che sono andati dal 2006 al 2013, avevo seguito il corso di formazione in euritmia tra Roma e Dornach, conoscendo degli insegnanti, delle insegnanti di varie nazionalità che mi hanno veramente rovesciato la conoscenza. Ecco, allora, nel rovesciamento della conoscenza posso dire che il rovesciamento di una parola, di un nome, non è che l'inizio di un discorso. L'incipit, come si dice nel Vangelo di Giovanni, in principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era un Dio, quel Verbo era Logos in origine. Ora, per cercare di capire quello che oggi, grazie alla tua disponibilità, grazie alle intense telefonate che abbiamo fatto in questi giorni, che veramente mi fanno davvero trepidare rispetto a quello che è possibile fare con la semplice parola, quindi che cosa ho fatto io quando sono stata attaccata, quando, avendo denunciato dei malcostumi che appartenevano alla televisione, alla politica, ma tutto questo è scaturito durante una mia trasmissione al Costanzo Show, dove sono stata derisa e presa per i fondelli perché parlavo di una guarigione spirituale, perché parlavo della sofferenza di tante persone che sono state uccise dalla chemioterapia. A partire da quel momento io mi alzai, ma prima di andarmene, proprio per dare una cesura, chiesi un processo per crimini contro l'umanità. Lo chiesi alzandomi in piedi, strappandomi volutamente il microfono, perché poco prima il signor Costanzo aveva detto: chiudete il microfono alla Brigliadori. Mamma mia. Ho detto: va bene, io parlo con la parola. Davanti a me c'erano 1500 persone e io ho detto: me ne vado, perché non sono qui a fare lo zimbello di nessuno, e se si ridicolizza quello che ho da dire, perché col pupillo di Veronesi a destra e con un folle come Lemme a sinistra, quando io ho detto che le mie non erano cazzate, perché io sono viva nonostante le diagnosi dei medici che mi avevano dato 6 mesi di vita col carcinoma epatico, ma non è di questo che voglio parlare, ma
di quello che ho avuto il coraggio di testimoniare, chiedendo un processo per crimini contro l'umanità a carico dell'ex ministro Veronesi. Questo è quello che è avvenuto, quindi non abbiate paura di incorrere in niente, perché le conseguenze di quelle mie poche parole dignitose, che speravano nel poter portare soccorso a quest'uomo tenebroso, di cui avevo percepito l'aura, perché negli anni 80 mi era passato spavaldo in un corridoio di Canale 5 quando stavano organizzando Telethon. Parli di Veronesi, scusa. Esatto, parlo proprio di lui. Parlo perché bisogna scendere nella persona, bisogna seguire le biografie. Se volete andare in fondo alle teorie dell'umanità, non dovete separare le biografie, che devono diventare biosofie, cioè quello che le persone hanno fatto della loro vita è importante. E quel giorno, me lo ricordo come fossi oggi, il signor Veronesi mi passava da destra verso sinistra, io mi sono appiattita verso il muro del corridoio perché ho provato il gelo animico, ho provato una stretta alla gola e ho detto: ma che cos'è che mi è passato davanti? E all'epoca, credetemi, non sapevo nulla di antroposofia, perché io l'antroposofia l'ho incontrata prima che nei testi, prima che nel nome biografico Rudolf Steiner, l'ho incontrata nella parte vivente della verità che appartiene a ogni singolo uomo incarnato sulla terra. Quindi la verità non è una teoria, la verità è un'adesione di un impulso morale che è insito nella vita stessa. Quindi, così come si dice nella conoscenza antroposofica che esistevano cristiani anche prima di Cristo, perché le forze spirituali del Cristo hanno operato in seno all'evoluzione dell'umanità prima che il nome Gesù Cristo fosse passato agli annali della storia, fosse udito da orecchio umano. L'esempio lampante è quello di Seneca, cioè in Seneca, che era sì coevo al fenomeno del mistero del Golgota, quindi siamo proprio negli anni del grande capovolgimento, ma Seneca come figura storica non aveva avuto un accesso fisico diretto con gli effetti del cristianesimo per effetto dei fatti che si erano svolti in Palestina, ma nella morte di Seneca, che ci viene tramandata negli annali della tradizione, si vede come quell'uomo, che a un certo punto cerca la morte ed è una morte suicida, ma la sua forza morale è tale ed è talmente radicata nella verità, con un impulso morale che prescinde da un'etichetta come cristiano, protestante o buddista o shintoista o confuciano, perché dobbiamo uscire dalle etichette. Allora, in quel momento, quando noi leggiamo quella grande forza morale e il suo allievo che assiste a questo tentativo di uccidersi, e lui, nonostante i tagli alle vene, nonostante quello, non muore, che cosa vediamo? Ecco, è molto molto interessante cercare di comprendere come mai quell'uomo, che era così morale, che un po', se vogliamo, ci ricorda la figura di Socrate, perché Socrate, che viene denunciato, viene condannato per aver svelato i segreti dei misteri ai giovani, quindi non perché era un pedofilo, come qualcuno azzarda veramente in una incapacità di comprensione delle vere cause, perché ho sentito dire qualunque cosa su questa triade greca, ma in realtà lui, piuttosto che essere epurato, essere condannato all'esilio, lui beve la cicuta. Ma ricordiamoci che questo fatto sconvolgente sarà il fatto determinante nella biografia di Platone, che accenderà il rovesciamento. Ecco, qui ritorno a questo rovesciarsi in fuori, a questo ricapitolare l'essenza dei fatti più dolorosi, perché dietro a quei fatti c'è la possibilità della loro redenzione. Allora, ritorno un attimo indietro. Il mio nome oggi è spiritualmente Aaron Noel, perché se voi scrivete Eleonora e poi lo leggete a ritroso, dite Aaron Noele. Ho preso il nome come un pezzo di pane, perché quando Cristo dice "io spezzo il pane", in realtà lui spezza il Logos che si è incarnato.
Dividendolo in due ho scoperto che la N si trovava al centro e la N è l'ictus, la N è la consonante del segno dei pesci. Il Cristo è colui che ha portato l'evoluzione umana dal passaggio nell'Ariete, perché nell'Ariete, tu parlavi di argonautiche, quando la mitologia di Esiodo prepara l'avvento del cristianesimo attraverso i misteri, che cosa avviene? Come viene narrata questa storia? Con le argonautiche. Mm. Le argonautiche sono l'unione dei 13 eroi più alti che la Grecia e tutte le tradizioni del passato avevano raccontato, di cui avevano seguito le gesta, che si uniscono su questa nave Argo, che tra l'altro proprio nel suo incipit, quando parte l'avventura di questa ricerca del vello d'oro, e qui il vello d'oro è l'Ariete, e questa nave va verso la Trebisonda, verso quel Caucaso dove Prometeo era stato incatenato, che cosa succede? Che Ella e Frisso, che erano i gemelli che davano la connotazione temporale dell'opera di Esiodo, le argonautiche, perché quella si svolgeva idealmente nel tempo in cui il sole attraversava l'epoca in cui il sole era nei gemelli. Quindi bisogna imparare anche a leggere queste antiche mitologie, che non erano mitologie nel senso fantasioso degli psicologi o junghiani o freudiani che parlano di inconscio collettivo. Non c'era niente di inconscio e subconscio, c'era solo una consapevolezza iniziatica in queste storie che venivano portate ai non iniziati con delle chiavi di traduzione che sono esattamente le stesse che sono necessarie oggi per comprendere i Vangeli, per comprendere il quinto Vangelo, per comprendere come gli antichi iniziati che hanno scritto e hanno lasciato traccia del mistero del Golgota pensavano, ragionavano, guardavano alla realtà. Quindi, scusa, nei gemelli vuol dire che si svolgeva nell'antica epoca persiana. Esatto, bravissimo. In questo senso. Corrado, perché diciamo che le più grandi rivelazioni che verranno da Platone quando inizia a raccontare tutto il mistero del Minotauro, la società micenea, la mitologia che fa dire a Platone nell'ultimo libro dedicato a Minosse, si dice che Minosse era considerato da un greco di quella triade, Socrate, Platone, Aristotele, come il più grande dei governanti dell'antichità, tant'è che Zeus gli aveva donato il toro bianco. Che cos'è questo toro bianco? Il toro bianco era la conoscenza iniziatica senza corruzione, ma nella mitologia si dice che la moglie di Minosse concupì il toro e da questa concupiscenza, cioè da questo lavorio egoico delle forze umane che non potevano ancora accogliere integralmente la potenza di una conoscenza del padre, di una conoscenza cosmica, perché la forma pensiero dell'uomo nell'epoca in cui il sole attraversava le forze di volontà del toro, ed è molto importante questo passaggio, nell'epoca micenea la simbologia più alta erano le corna del toro, quello è l'epoca in cui nascono i misteri di Mitra, e i misteri di Mitra che molti dicono, ecco dove il cristianesimo si è ispirato, fanno una brutta copia dei misteri di Mitra, e ci sono ancora dei mitrei, dei luoghi di culto in Italia che si possono vedere, dove c'è un toro che viaggia di solito raffigurato da destra, da sinistra verso destra, che è come dire in un'epoca in cui ancora l'umanità scriveva da destra verso sinistra, e qua, visto che parliamo di parola, è molto importante anche l'andamento dei linguaggi nel tempo, ma questo toro, io ce l'ho presente in molta iconografia, è cavalcato da un bambino, e questo bambino è sotto un cielo di stelle, quel bambino è già il Cristo. Peccato che oggi si guardi al cattolicesimo, alla Chiesa romana, con questi limiti, perché il Cristo, e voglio dirlo a tutte le persone di buona volontà, a tutti gli ascoltatori, non solo del Veneto, che sono persone che cercano la verità, io sono con loro, io ho sofferto, mi sono strappato il cuore dal petto quando
andavo a cercare la confessione dai vari preti che non avevano parole giuste, che non trovavano la via verso la verità, che indulgevano in domande fuori luogo, in palpazioni, in cose abbrutenti. Il cristianesimo non è la cosa che è stata ridotta a una poltiglia omogeneizzata di dogmi. Il cristianesimo è una forza che vive nella parola, nella verità, nel coraggio, nella bellezza, nei rapporti di proporzione, nella vita sociale. Se voi vedete qualcuno che dice di essere cristiano ma si comporta come un musulmano, cioè come uno che conosce solo il Padre ma non lo Spirito Santo, non il Figlio, allora dovete avere il coraggio di guardarlo e dirgli: guarda, che se tu fai della tua vita un'economia di borsa, un'economia bancaria, fai della tua vita un egoismo, un comportamento asociale, perché accetti le regole asociali della separazione, perché accetti di diventare strumento di divulgazione della falsità, perché vendi te stesso per mantenerti un posto di lavoro o qualunque altra cosa, tu non sei un cristiano. Ascolta, ascolta Leonora, posso interromperti? Perché arrivano già dei messaggi, però io volevo anche, poi interessante questo, ma qualche ascoltatore dice mi sto disperdendo con questa, diciamo così, excursus. Così. No, adesso questo è un excursus perché dobbiamo inserire di nuovo il tema della parola. Il tema, no? Io siccome ho fatto la pubblicità sul tema di questa nostra chiacchierata di stasera, molto importante, vorrei leggerlo e poi magari lo affrontiamo con quello che tu senti giustamente di approcciarti. Allora, il tema che abbiamo così individuato insieme per la trattazione di questa sera è l'euritmia in metamorfosi, euritmimesis, per trasformare l'uomo in uno strumento per la rivelazione del Cristo eterico. Allora, qui potrebbe sembrare presuntuoso il fatto che un'arte, per quanto alta, possa portarci all'incontro con il Cristo e per di più, diciamo così, una inconsueta aggettivazione del Cristo, cioè il Cristo eterico. Ma io penso che passo dopo passo questo percorso in cui tu ci porterai stasera possa venire intrapreso, diciamo, con soddisfazione la spiegazione di questi concetti, partendo proprio da parlare di cosa è l'euritmia, o forse meglio chi è l'euritmia, perché sappiamo che di fronte, dietro ogni fenomeno c'è un'entità spirituale, no? E poi l'euritmimesis, e poi ancora il concetto della trasformazione dell'uomo, e poi ancora la cosa veramente che fa anche un po' tremare le gambe è il Cristo eterico, solo pronunciarlo, diciamo, per radio, no? E quindi, diciamo così, vorremmo trattare. Poi c'è già una domanda che però adesso te la leggo, ma poi magari la svilupperai nel corso della trattazione, perché dice Paolo, ci chiede: ma questi dei che hai fatto riferimento poc'anzi, no? In che piano di esistenza vivevano? Oggi vivono ancora? Grazie. Quindi magari teniamo in mente anche questa domanda, però diciamo andiamo anche su quello che è il focus così della nostra trattazione di questa sera. Cosa dici? Allora, assolutamente sì. Le definizioni dell'euritmia sono in una strettissima aderenza con l'essere della volontà. Innanzitutto dobbiamo comprendere che la nostra anima è tripartita. Questo è uno dei primi concetti che si sviluppano nei libri fondamentali di Steiner, che sono Teosofia e l'iniziazione. Quando Steiner ci dà la fisiologia occulta dell'uomo, ci dà un elemento terapeutico. Ci fa comprendere non solo da un lato l'evoluzione cosmica, che ci porterà poi, lo dico a Corrado, ai concetti di Zarathustra e del Vangelo di Matteo. Sappiate che il Vangelo di Matteo, in una definizione funzionale, cioè antroposofica, è il Vangelo degli uomini tra uomini. È meraviglioso, perché io in questo momento mi sono calata come uomo tra gli uomini. Non importa che in questa incarnazione sia donna, sia stata madre, ma è importante perché la funzione delle madri in questo tempo è anche legata a uno dei miracoli, il primo del Vangelo di Giovanni. Ma abbiamo nel mistero del Gesù che si incarna in un processo cosmico che inizia con delle operazioni che non sono lineari. Bisogna uscire dai concetti lineari, quindi il concetto di rovesciamento delle cose, delle prospettive, è quello a cui io mi vorrei rivolgere per parlare dell'arte della parola visibile. E voglio dire che
nel Vangelo di Matteo si pone la base del concetto di come noi scopriamo l'amore, la fratellanza. E voglio dire a tutti coloro che pensano a questa questione degli dèi, perché nella catechesi normale ci viene detto i caldei, i paleopersiani, i santi rishi, tutti parlavano di un pantheon, si parlava di tanti dèi, ma quando arriva Mosè, quando prima ancora da Abramo nelle 42 generazioni citate nel Vangelo di Matteo, si fa un riferimento ben preciso, perché Melchizedek, che è l'annunciatore del Cristo, ma prima di arrivare al Cristo dobbiamo partire da Yahweh, che cosa fa? Dà delle indicazioni iniziatiche al capostipite del popolo ebraico, gli spiega come avrebbero dovuto preservare l'elemento del genoma. Oggi si usa questa parola, sì, che purtroppo è una brutta parola, finisce in oma come melanoma, come sarcoma. Epitelioma. E lì abbiamo un errore, o meglio, una sanzione visibile nella parola di una decifrazione occulta erronea. Perché io ho riassunto come termine della definizione di questo elemento soprasensibile, che ha anche una componente visibile, che è proprio il codice genetico, che ha come nome originario quello dato nell'umanità, nella storia dell'umanità che parte nella cultura greca, nell'iniziazione greca, da Platone, e il nome del genoma era la colonna di Oricalco. Quindi se andate a studiare il libro Crizia, dove ci sono delle rivelazioni e dei principi ermetici, e nei libri antichi si mettevano nell'incipit le chiavi di lettura. Quando io nel 2009 ho portato in scena l'Atlantide di Platone, seguendo l'impulso che mi veniva dai miei insegnanti di euritmia, che dicevano: se volete capire l'euritmia dovete studiare tutto il mondo greco, dovete studiare i testi greci, dovete guardare l'architettura greca, dovete guardare le opere dei greci, la filosofia dei greci. E io l'ho fatto. Ed è successo un piccolo miracolo, perché io ho fatto degli studi scientifici, ma le mie figlie facevano il classico. A un certo punto mi trovavo a dover rispondere alle domande sulla filosofia e mi sono comprata l'opera Omnia, non solo quella di Steiner, ma quella di Platone, e un bel giorno, che venivo dallo studio della fisiologia occulta, che è uno dei testi più importanti per capire come guarire da questa medicina satanica, perché è una medicina materialistica che rinnega l'origine spirituale dell'uomo, quindi possiamo dire una medicina arimanizzata, per non voler scandalizzare nessuno, ma mi sono messa a studiare appunto la fisiologia occulta di Steiner. Per destino, quando apro il libro Crizia di Platone, vedo che, passate le prime chiavi di decifrazione, ci sono due riferimenti alla fonte fredda e alla fonte calda, e ci sono esattamente gli stessi parametri, il che vuol dire che in quel libro c'erano delle conoscenze iniziatiche altissime, che potrebbero oggi far nascere, cosa che mi auguro di poter fare presto, una ricerca sulla medicina del Crizia, perché è una medicina genetica che permette la trasformazione del nostro genoma, l'apertura dei sigilli apocalittici in maniera corretta, perché voglio dirlo un po' a tutti, l'Apocalisse è cominciata con Rudolf Steiner, che è il quinto evangelista, quindi non è solo un iniziato ad altissimo grado, non è solo un uomo che ha dedicato la vita all'umanità, ma è anche, come dire, il quinto profeta. Quindi se noi capiamo che cos'è il quinto Vangelo, che è il Vangelo che mette insieme tutti i Vangeli, e i Vangeli in teoria dovrebbero essere 12, dove c'è anche il Vangelo di Giuda, non riusciamo a capire l'incipit del Vangelo di Giovanni. Allora, quando io ho cominciato a studiare questi testi greci, ho trovato le 13 chiavi iniziatiche. Una di queste, proprio il modo con cui va decifrato un testo come il Crizia, si rifà al principio ermetico che era mimesis kai ekasia, e voleva dire, era come un sottotesto dove
quello che racconta dice: ricordatevi però, dopo aver onorato gli dèi, le muse, eccetera, che noi parleremo secondo questi 12 principi. Allora, uno di questi principi, che si rifà a Ermete Trismegisto, che faceva parte appunto dell'iniziazione egizia, che precede quella greca, era: noi possiamo dire le cose segrete, le cose che si possono conoscere solo per ora immaginativamente, secondo il principio dell'immagine e dell'imitazione. Quindi ogni volta che si fa un riferimento immaginativo a una parte o a un elemento della natura, bisogna cercare la corrispondenza. Diciamo che tra i principi ermetici c'è quello forse più conosciuto: come sopra, così sotto, sì, ovvero sì, che l'uomo è calato sì nel mondo fisico, è sì un microcosmo, ma tutte le leggi che governano questo microcosmo attraverso l'io sono, sono legate anche al macrocosmo. Quindi se uno non parte per fare le valutazioni che servono oggi per arrivare a una nuova vita sociale, a una nuova economia morale, a una terapia sana, se uno non parte da questi presupposti, finisce che non considera l'uomo nei fenomeni che lo riguardano. Diciamo che tutta la follia che è avvenuta a partire dall'anno passato con questa follia del lockdown è tutta negazione dell'uomo, della sua libertà, dei suoi diritti fondamentali. E quando si parla di medicina e non si parte dall'uomo vivente, è ovvio che si perde completamente la bussola. Sì. Quindi in questo momento il problema è reinserire l'uomo nella vita sociale, reinserire l'uomo sano nei concetti statistici di una medicina deviata. Perché non si può partire dall'aberrazione, e sappiate che è scientifico solo quello che si ripete, questo è il principio della scienza moderna, che anch'essa è diventata arimanica, perché parla solo di numeri, di grandezza e di misure, ma tutto quello che è prettamente umano, quindi tutto quello che è nella conoscenza cosmica del Vangelo di Giovanni, nel Vangelo di Matteo, tutto quello che è iniziazione del Vangelo di Marco e terapia del Vangelo di Luca, appartiene a delle qualità uniche, a delle relazioni. Quindi se noi non riusciamo a ricostruire queste relazioni, noi non abbiamo l'uomo, e se non abbiamo l'uomo, ovvero ciò che è un uomo omologo allo spirito, non possiamo operare in Cristo attraverso quello che il cristianesimo ci dà. Ascolta Leonora, scusa, ti interrompo ogni tanto, così magari respiri un po'. Ti ringrazio. Perché io, tra l'altro, anagrammando, sempre anagrammando, non tanto, staccando un po' le consonanti e le lettere del tuo nome, mi è venuto fuori è Leonora. Quindi, esatto. Quindi ci sono varie traslitterazioni, ma in realtà il mio nome, mio padre lo scelse con l'impulso morale, perché mi disse proprio quando ero già ragazzina: guarda che io ti ho dato il nome Eleonora perché devi onorare i genitori. E io gli ho detto babbo, perché lo chiamavo così, ma io non mi chiamo Eleonora, mi chiamo Eleonora. Io onoro le cose che dico, le cose per cui prendo impegno. E già allora cominciai la mia battaglia tra l'ereditarietà, e questo è il grande sforzo dell'uomo, quindi accogliere ciò che ci viene dalla tradizione, ma riportarlo nell'attualità costante, in questo divenire della parola, in questo surfare. A proposito del divenire della parola, allora, beh, intanto c'è un saluto da parte di Luana che dice: buonasera a tutti, grazie per la trasmissione, grazie a Noel per le tue conoscenze e per la tua luce. Grazie, oh, Luana. Grazie cara. Io, Luana, adesso poi pensavo anche a tutti gli amici del gruppo degli Anellanti di Matteo, perché 7 anni fa. E oggi io sono emozionatissima perché è il compleanno di 7 anni. All'inizio, quando io nel mio 13° seminario, dei 33 fatti con 33 verghe dal nord al sud, dall'est all'ovest dell'Italia, quando ho cominciato, finito il corso di formazione in euritmia, a portare l'euritmia come veicolo dell'antroposofia, quindi non più un'antroposofia che viene fatta in concetti dogmatici, e solo in letture o in intellettualismo pedante, ma creando relazione, muovendo piedi, braccia,
creando ritmi. Ecco, questa è stata la grande innovazione, il grande rovesciamento che mi ha permesso di congiungere quello che avevo studiato in questi 8 anni più gli altri 30 di studi antroposofici, di poterlo congiungere con che cosa? Con quello che era stata la mia scelta di nascita. Il mio destino mi aveva fatto nascere come figlia di un pioniere dell'aria. Il mio babbo, che si chiamava Riccardo Brigliadori, ora è nel mondo dei cieli, nato nel 24, era un uomo veramente pieno di coraggio, nato nelle forze dell'Ariete, anche lui, che cercava di sfondare i muri di gomma dell'omertà, della menzogna, delle cose che non si credevano vere. E mio padre ha sempre lavorato da quando aveva 17 anni, ma la sua passione è sempre stata il volo a vela. E io ho cercato un padre che mi regalasse le leggi del volo, perché con lui in coppia abbiamo fatto, che avevo 12 anni, un campionato nazionale di volo a vela, volavamo in coppia su un aliante meraviglioso di 21 metri di apertura alare che si chiamava I2OM, era un Califa 21 della Caproni Rizzola. A 12 anni io già pilotavo l'aliante. Ora, questo uno potrebbe dire, sì, ma cosa ci interessa adesso? Ci interessa perché, vedete, l'euritmia diventa euritmimesis quando è capace di condurre l'anima umana a congiungersi con l'anima mundi, con quella famosissima definizione che viaggia in tutte le lingue, perché atmosfera, c'è atmosfera in francese, c'è atmosfera in inglese, perché viene dalla radice antica della lingua dei santi rishi, era l'atma. Ascolta, Eleonora, però prima di arrivare all'eritmimesis, a me piacerebbe così, perché molti ascoltatori, anche se chi ci segue fanno parte molto del gruppo di studio che si tiene qui, diciamo come ricerca con Paolo Girotto, però magari chi magari non l'ha mai sentito, magari spiegare anche cos'è l'eritmia, no? Questa rappresentazione allora, visiva, e poi c'è un messaggio di Maria, un messaggio che io lo sento molto amorevole, che dice: ammirabile la grande conoscenza a cui fa riferimento Eleonora, ma la sintesi è spirito ed è necessaria per la comunicazione con un pubblico eterogeneo e talvolta con un livello culturale medio. Mi piacerebbe che fosse rispettato il tema in presentazione questa sera. Ecco, Maria, grazie, ci richiama all'ordine. Ringrazio, obbedisco. E come ti avevo accennato qualche ora fa, vorrei compiere un atto sacro. Il sacramentalismo a cui fa riferimento Steiner in tutte quelle bellissime conferenze, importantissimo poi questo, leggere, sì. È una parola che io veramente ho trovato solo detta da lui. Ascolta, ti interrompo solo perché io sento dei suoni ogni tanto, tu non è che premi dei tasti qualcosa? Io no. 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 Vabbè, ogni tanto sento dei suoni, spero che la registrazione non ne risenta. Vabbè. No, io tu sai sto con un portatile, se dovesse cadere la linea ne ho un secondo che spero sia in carica, però mi dirai tu. Sì, sì. Allora, io a questo punto abbiamo seminato un po' dei concetti, delle parentesi che sono rimaste aperte, ma devo dire anche agli ascoltatori, e ricordo bene la domanda di quel signore che chiedeva che rapporto c'è con gli dèi. Sì. Gli dèi non è che vengono eliminati dal popolo ebraico che cerca l'incarnazione del Dio unico, perché il Dio unico è il Dio che parla nel cuore degli uomini. È quel Dio sconosciuto di cui fa riferimento San Paolo quando ritorna ad Atene, nell'Areopago di Atene, e dice, riunisce i suoi fratelli, perché lui era un ebreo greco, e questa caratteristica fa di lui il portatore del Logos, il portatore dei nuovi misteri, il tredicesimo apostolo. Allora che cosa dice? C'è un passo che mi piace ricordare, perché riconosce nell'anima greca una profondissima conoscenza degli dèi e dice: voi siete un popolo molto sensibile, molto spirituale, perché avete eretto dei templi a tutti gli dèi, a Venere, a Mercurio, a Saturno, a Zeus, ma sapete che entrando qui in città, prima di salire verso l'Areopago, ho visto una piccola cappella fuori le mura dove c'era scritto tempio dedicato al Dio sconosciuto. Ecco, in queste parole si apre un abisso, perché San Paolo parla ai suoi concittadini e dice: vedete, voi siete così saggi che avete messo questa incognita
avevate il presentimento che ci fosse ancora qualcosa di nuovo che doveva arrivare? Bene, bene, io è proprio di quel Dio lì che vi parlerò, perché quel Dio adesso è rinato nel vostro cuore. Questo non vuol dire, caro amico che hai fatto la domanda, che non ci siano più gli altri dei, ma che la conduzione, il punto focale di forza, di trasformazione ora non è più fuori, è sceso qui sulla terra. E dopo il mistero del Golgota si è acceso come una fiamma nuova nel cuore di ognuno di noi. Bellissimo, bellissimo. Ora, è proprio in questo senso che se avete una candela, io ne ho accese tre in un'unica coppa, come un tripode, che rappresentano Padre, Figlio e Spirito Santo, e vorrei scendere proprio in questa espansione, perché mi sono figurata nello spirito di fronte alle migliaia di persone che ho incontrato, di persone in questi anni. Nel 2014 ricordo quella serata dove fu presentata da Paolo Girotto nella sede di Gamma Radio. Non ci stavano dentro tutti, ero così emozionata. Poi ci fu questo seminario dedicato all'autoguarigione, al pensare il mondo che guarisce l'uomo. E da lì diciamo che il mio percorso dei 33 seminari ha avuto una svolta importante. Ora, nell'euritmia ci sono due sigilli fondamentali. Il primo sigillo si chiama IAO. Sì. Allora, che cos'è IAO? È il mistero del tempo, che viaggia attraverso la tradizione ebraica, perché molti di voi, se hanno un minimo di conoscenza sulle sacre scritture, sapete che i nomi di Dio nell'Antico Testamento sono molti, ma nel Genesi si parla degli Elohim, che in realtà è un plurale che unisce maschile e femminile, che vorrebbe dire gli dei e le dee tutte. Ma in realtà noi sappiamo dalla scienza dello spirito che gli Elohim sono gli spiriti della forma. Sì. Questi spiriti della forma, che venivano chiamati appunto Elohim o anche Exousai nell'antico greco, sono la gerarchia centrale dell'albero della vita. Ed è da questa gerarchia, dagli spiriti della forma, che emana il Cristo, che emana però anche Lucifero in origine, prima della separazione dal mondo spirituale. Ora, quando Steiner ci dà il primo sigillo, questo IAO, ci dice, e lo dice in molte conferenze, che in quel tetragramma impronunciabile che viene tradotto con Yahweh, che era YHWH, c'erano queste tre vocali. In realtà loro scrivevano quattro consonanti per determinare il rapporto geroglifico, e in realtà anche la lingua ebraica era una lingua ideogrammatica, cioè dentro ogni consonante c'era un concetto, c'era una sfera di pensieri, c'era una sfera numerica, c'era una sfera relazionale, c'era, come dire, qualche cosa che era visibile, era sacro, era già linguaggio iniziatico come lo era nel mondo egizio. Ma quando loro dovevano riferirsi a questo mistero di Yahweh che doveva preparare la via come Dio lunare al Cristo, che era il Dio solare, che cosa facevano? Non usavano pronunciare IAO. Quando addirittura questo nome impronunciabile veniva sussurrato, dice Steiner, all'interno delle sedi iniziatiche, l'uomo sentiva un brivido, sentiva di essere come davanti a un abisso talmente profondo e misterioso che con i pensieri di quel tempo non riusciva a decifrare, a compenetrarsi fino in fondo, perché ancora le forze del sangue non erano state chiarificate dal Cristo. Ma che cos'è in buona sostanza IAO? Quando io mi metto in piedi davanti a qualcuno che fa una prima lezione in euritmia, chiedo questo, chiedo di vestire il proprio io. L'io è il principio dionisiaco. Cosa vuol dire? Dioniso era nel mondo greco, perché partiamo sempre da lì per avere un riferimento, era il dio che scendeva sulla terra. Diciamo che i misteri solari greci avevano sempre un aspetto dionisiaco da un lato e un aspetto apollineo dall'altro.
nella definizione di queste due realtà polari, che non sono in contraddizioni ma sono complementari, abbiamo in tutto quel mondo apollineo la discesa dello spirito dalle lontananze cosmiche verso la terra, mentre in Dioniso abbiamo l'io dell'uomo che si accende alla ricerca dell'eternità, alla ricerca dei misteri. Quindi per attivare quello che era accaduto dopo Cristo nell'uomo, che cosa facevano in queste sedi mistero? Si riunivano in cerchio, dovevano essere almeno 12, e penso che in questo momento in collegamento siamo più di 12. Direi proprio di sì. Ma se anche fossimo in 12, io vi chiedo, visto che tu che in questo momento hai il bastone del comando, hai la verga sacra del conduttore di un programma... Il microfono, eh? Hai il microfono e ti trovi a Padova. Io chiedo a ognuno, che può essere a Milano, a Genova, a Roma. A Roma, dove sono io so che mi devo volgere verso Padova, e per me è, diciamo, nord-est dove mi trovo io, e in questo modo idealmente tutti coloro che sono in ascolto diventano dei raggi di un unico cerchio, di un cerchio che è come se avesse un petalo verso il cuore di ognuno di noi, perché in questo momento noi respiriamo insieme, noi siamo uniti non tanto dalle mie parole che possono essere intese, fraintese, comprese oppure anche rifiutate, ma respiriamo in Cristo, perché Cristo opera anche nell'elemento aereo, nell'elemento astrale. Allora vi chiedo di alzarvi in piedi, di accendere una candela, di sentire coi piedi uniti, e i piedi rappresentano veramente il nostro karma, il nostro destino. Quando i piedi si uniscono è come se le differenze si riunificassero, è come se i due pesci che vengono disposti nella simbologia astrologica, uno guarda a destra e uno guarda a sinistra, che sono proprio i nostri due piedi nell'uomo microcosmico, per un attimo si unissero e cercassero di diventare una colonna del tempo. Allora, finché tu spieghi, magari qualcuno che può farlo, che è a casa, che ha un po' di tempo, può nel frattempo cercare la candela e fare questa operazione di predisporla. Ti dico che abbiamo 7 minuti prima dello stacco delle 6, delle 19. Facciamo questa opera sacramentale. Sì. Rivolgiamoci verso la regione che per me rappresenta l'agnello sacrificale dell'Italia, il Veneto, che ha una forma che è molto emblematica, ha la testa nelle altezze di Cortina, Belluno, la parola, ha il ventre in Venezia, che è il chakra, come dire, della pancia, a Rovigo come luogo dell'inizio dell'Apocalisse, dove andremo a fare l'unidiversità dello spirito, ha la schiena in Verona con la saggezza di Shakespeare, la mitologia teatrale di Romeo e Giulietta, dove io ho iniziato a fare la conduttrice dal vivo davanti a 22.000 persone, quindi ho viaggiato, ho conosciuto Treviso, Padova, Vicenza, Venezia, dove abbiamo fondato il Tempio, quindi ho sempre sentito che il Veneto era la regione più adatta, forse più complessa, forse più mediatrice delle forze che nella parte est, nel Triveneto, cercavano questo spirito e avevano bisogno di questo spirito. E questo coincide anche con quello che dice Enzo Stati rispetto appunto a questa zona dell'Italia, no? Assolutamente, mia madre tra l'altro era triestina, era nata portata dalla Bora, io il primo rito solare l'ho fatto a Trieste, perché sentivo che bisognava aprire questa corrente verso le sterminate pianure della Russia, perché anche questo è un viaggio delle argonautiche, perché quel Caucaso che insomma pare che ormai il mondo vada a caso o a leggi statistiche, in realtà deve diventare prometeico, dobbiamo imparare a pensare prima, quindi col pensiero noi siamo liberi dal tempo, io col pensiero sono già morta altre volte, ricordo le vite passate, quindi quando si arriva a certe verità che l'antroposofia ci rivela, noi non viviamo più solo nel corpo di carne minerale che ogni 7 anni si ricambia, noi viviamo nel logos, allora vuol dire in kairos, nel modo di definire il tempo presso i greci c'erano diversi modi di entrare in questa relazione, c'era
il tempo Cronos, che era il tempo che divorava i figli, è il tempo della necessità, è il tempo che sappiamo che siamo qui per un certo numero di anni, ma quello che conta è quello che impariamo, quello che facciamo di noi in questo tempo. Poi c'era la definizione di Kairos, il tempo interiore perfetto di Dio, quindi se Cronos è in corrispondenza con le forze del corpo fisico, dobbiamo dire che invece Kairos è in corrispondenza con le forze eteriche, con le forze del Logos e della parola. Poi c'era un altro modo per definire il tempo, Aion, e il tempo Aion contiene il mistero Iao, sentite? Come in Icaro, come in Icario, c'è un'infinità di mitologia dove ritrovate queste tre vocali, I-A-O, che è proprio quello che vorrei fare adesso con te e con gli amici. Ce la fai in tre minuti? Ce la fai in tre minuti? Certo, certo. Poi c'è un terzo tempo, quello di Aion, che è il tempo ciclico, potremmo dire il tempo delle arcai, il tempo dei cicli, ed è il tempo astrale, quindi il tempo che ci consegna oggi un novilunio nell'Ariete, che ci consegna quest'anno una Pasqua eccezionalmente densa di allineamenti planetari, che a partire dall'anno scorso con l'avvento delle comete hanno riprodotto delle nuove condizioni per il potenziamento delle forze cristiche attraverso gli uomini. L'ultimo tempo che conoscevano i greci, pochissimo conosciuto, che è il tempo dell'io, della celebrazione, del sacramentalismo, veniva chiamato Eniauton. Ed è meraviglioso, se si sviscerano in euritmia queste lettere, c'è la coscienza nel destino che avvolge l'elemento mercuriale dell'io nell'auton, cioè nella capacità di essere autoctoni, di scendere nei misteri della terra, ma di essere entelechie, cioè capaci di muovere noi stessi alla luce delle nuove verità. Le nuove verità sono quelle che a partire dall'incarnazione di Cristo hanno spostato la polarità dell'evoluzione umana dal sole alla terra. Il Vangelo di Giovanni è lo strumento operativo per far rinascere da un pensiero purificato e vivente quella nuova parola che, come dicono le scritture antiche del buddismo, porteranno all'incarnazione del Buddha Maitreya, che avrà il potere di creare con la parola. Quindi la parola è lo strumento più avanzato, lo strumento più potente. Conoscere le relazioni tra le vocali e le sfere planetarie, tra le consonanti e le forze plasmatrici dello zodiaco, è qualcosa di sconvolgente. Io posso usare solo questo termine, ma era tutto quello che mi serviva per poter completare quello che come individualità, come anima incarnata a 29 anni, avevo cominciato a sperimentare. E lo avevo sperimentato autonomamente, in Eniauton, proprio come se il mio io si fosse trovato a un certo punto a dover cercare la scienza dello spirito, perché non c'era nient'altro che mi potesse aiutare, e io da sola, come dire, ho nuotato controcorrente per... Penso che questo processo abbia così comportato anche un certo dolore, una certa sofferenza, no? Diciamo che se io non avessi trovato i messaggi di Steiner, la sua profondità, sicuramente non sarei così centrata. Abbiamo 60 secondi, Eleonora. Allora, adesso unite i piedi, portate la testa in verticale, avvicinate le ginocchia e sentite le vostre rotule. Le rotule saranno i vostri cristallini nella prossima incarnazione. Con quelli guardate la terra, genuflettetevi leggermente senza sollevare i talloni. Sentite la testa come una specie di parabola di ricezione delle forze cosmiche, quando io pronuncerò I, che vuol dire attivate il vostro io, il corpo astrale, il vostro... Ascolta Eleonora, devo interromperti, dovremmo cominciare dopo lo stacco. Sì. Allora, noi quando riprendiamo lo stacco, tu rimani collegata e faremo partire Vai Avanti Vai, una delle tue opere anche musicali insieme col maestro Aldo Azzaro. Bene, allora tra 3 secondi c'è lo stacco, allora tra pochissimo. D'accordo. Il pensiero. Ero assuefatto, fatto strafatto, assuefatto, agli sguardi increduli, all'indifferenza, alla derisione, assuefatto allo scettico compatimento.
ridotto allo scherno, alla derisione, alla repulsione. Levati, vai. Ero assuefatto, fatto, strafatto. Ero assuefatto dall'espressione di sufficienza, all'indifferenza, morte civile di ogni sentimento. Morte civile del sentimento. E prova certa della loro deficienza. Deficienza. Vai avanti, vai. Avverto il disprezzo. No, dico no. Vai avanti, vai. No, dico no. Lei non ha prezzo. Vai avanti, vai. Lei non ha prezzo. Era in affanno per il domani. Stando giù in fondo agitavo le mani. Le mani. No, non di là, fermati. Il cuore l'avevo chiuso stretto. Stretto. Con l'orizzonte in un cassetto. In un cassetto. No, non di là, fermati. Ho pianto e parlato davanti a un muro. All'ombra dell'uomo senza futuro. Senza futuro. No, non di là, fermi. Mi sono spolmonato. Spolmonato. Più che sgolato. Sono rimasto senza fiato. Senza fiato. Fino a bruciare tutte le parole vuote. Fino a restarne senza speranza. Speranza. Fino a restarne senza, impotente. 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 Fermo. Fermo. Invisibile. Invisibile agli altri. Trasparente. 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 Vetro incrinato. Senza forza. Senza forza. Fragile. Muto. Muto. Visionario attonito di un baratro annunciato. Visionario attonito di un baratro annunciato. Annunciato. Il sentimento. Ero assuefatto, fatto, strafatto. Assuefatto da anni, di molte vite indietro. Indietro. Tempi dannati, colmi di danni invano. Fuggivano fuori, fuori di me, lontano. Lontano. Vai avanti, vai. Ostinato. Più che lottato, amato. Ho reso l'attitudine alla sfida, sangue. Sangue. Che muove il cuore della vita senza curarmi più del tempo. Io non lo temo. Io non lo credo. Il tempo. Il tempo. Avanti, vai. E torniamo in diretta. Mi piace sfumare questa bellissima opera, appunto, di Aldo Azzaro. Questa è una suite che ho scritto quando mio padre ha lasciato il corpo, perché in quel momento ho sentito che ero davanti, che dovevo prendere la croce su di me e fare tutto quello che potevo per la famiglia, per i figli, per gli amici. E in fondo però quest'opera, che ormai ha più di 10 anni, oggi sembra scritta sul tema che stiamo vivendo. Sì, sì. Io non lo credo il tempo, perché chi crede in Cristo sa che lui ha vinto la morte. Sì. E come si arriva a scoprire questo mistero? Adesso vorrei riconnettermi. Sì, allora ti dico solo questo: ci sono dei bei messaggi che senz'altro voglio leggere perché sono interessanti, le persone partecipano e quindi mi piace dare spazio. Abbiamo da fare questo lavoro che avevi cominciato, e poi volevo leggere anche un post rispetto a quello che dice Rudolf Steiner della possibilità, appunto, di anche che il Cristo eterico si faccia, come dire, percepire in un gruppo, e quindi leggere questa cosa. Allora ripartiamo, allora procediamo con noi. Ordine, cominciamo, cioè, proseguiamo l'esercizio che stavamo facendo con te, e quindi prego. Allora, se avete una candela, perché una candela? Perché il luogo in cui il picciolo della candela brucia è un luogo di trasformazione. Diciamo che ogni uomo brucia se stesso spiritualmente a ogni respiro, ma nella parola respiro la cosa che brucia è quella materia cristallizzata. E quando il mistero della materia, il mistero della chem antica, quella che non era accessibile prima di Cristo, viene disvelato, perché il Cristo è sceso agli inferi e ha cambiato le leggi del regno minerale, ha varcato quella soglia che rimaneva ostruita, rimaneva chiusa, come sapevano bene i greci, da quel momento la nostra possibilità nella resurrezione in Cristo è diventata una realtà vivente, una realtà sperimentabile. E l'euritmia è lo strumento che chiaramente, magari domani ci sarà qualcun altro che dirà qualcosa di ancora più preciso. Ci tengo a precisare che l'unica
conoscenza che ha in sé l'obsolescenza programmata, che è un termine molto moderno che purtroppo oggi ci fa comprare un cellulare ogni 6 mesi o un televisore o un computer altrettanto spesso, perché il mondo economico preme perché ci sia un continuo ricambio. In realtà il ricambio deve avvenire entro il nostro tempio, che è il luogo entro cui lo spirito si manifesta, entro cui la memoria si riattiva. Ora, prima ho dato i 4 nomi dei greci per i 4 tempi che convivono in Cristo nel tempio dell'uomo, che è il nostro corpo fisico. Li ripeto: Cronos, il tempo più lento del ricambio minerale delle ossa, il tempo Kairos, che è il tempo eterico, che è il tempo della protezione dell'involucro corporeo, il tempo della vita morale, della timè, dell'onore, della forza di conoscenza, della memoria, della capacità di riproduzione. Poi c'è il tempo Aion, che è un tempo astrale, è un tempo ciclico, è il tempo di San Michele, che ci conduce all'io sono, che è un tempo Eniauton, un tempio per celebrare sacramentalmente a ogni passo della nostra vita il miracolo della vita stessa, il miracolo della rivelazione. Il primo sigillo si compie quando un uomo si pone in piedi di fronte agli altri uomini. Ho adesso anch'io questa triplice candela, tra l'altro dall'altra parte ho un cristallo di sale himalayano, guardo verso Padova, sono vicino a Roma, a Cesano, Cesano Borgo, e mi unisco a voi perché tra me e voi, tra me e ogni persona, ma ogni volta che noi parliamo di Cristo e lo chiamiamo in causa, lui può discendere tra noi. Certo. E veramente vi assicuro che in questi ultimi 12 anni operativi a cui ho dedicato la mia vita, all'antroposofia, all'euritmia, al disvelamento dell'euritmimesis, ho visto accadere cose inenarrabili che spero un giorno di poter decifrare ancora meglio. Ma se noi riuniamo le nostre 2 gambe con i piedi che guardano la terra, se pensiamo che Cristo governa il bulbo della terra, è lui che governa il vascello di Argo, quello che va a recuperare il Cristo eterico, il mistero di Demetra, il mistero della vita terrestre, il mistero della Dam Kadmon. Allora uniamo le ginocchia, teniamo la testa eretta, sentiamo che la testa sale nella volta celeste, i neuroni della nostra, del nostro organo cerebrale ricevono le forze cosmiche da tutta la volta stellata. Allora flettiamo leggermente le ginocchia guardando il centro della terra e quando io pronuncerò I, stendiamo le ginocchia, portiamo questo sguardo verso i 9 strati che separano il Cristo nel centro dalla superficie terrestre dove appoggiamo i nostri piedi, per dare questo impulso conoscitivo mercuriale ai nostri pensieri. Io pronuncio I, voi pensate la vocale I e in silenzio inserite il vostro corpo astrale con l'io nella verità dentro la presenza di questo momento speciale, il giorno 12 di aprile del 2021. Ora lasciate le braccia ai 2 lati delle gambe, sentite che si inseriscono anch'esse al centro della terra. E quando pronuncerò la vocale A, portate il peso sui talloni, sentirete il corpo astrale che si espande dal petto in fuori e con le 2 mani unite nelle dita e tese a creare un angolo che ha vertice nel cuore, innalzate le mani dal centro della terra verso l'alto dei cieli. Lasciate andare, aprite il vostro corpo astrale e poi le 2 mani che sono in alto
cambiano movimento e cercano di comporre una O a livello dell'orizzonte, una sfera di sentimento. E quando pronuncerò la vocale O, portate il peso dei piedi in avanti, tenendo la colonna vertebrale dritta, sentirete che il sangue si muove verso le mani. Questa è l'attitudine gioviana per offrire le nostre forze in una stella che si unisce tra noi nella volta stellata. Le dita delle mani si sfiorano e portiamo questo nel cuore. Respiriamo in quiete. Questo esercizio preziosissimo può essere compiuto ogni sera, ogni mattina, all'inizio di ogni lavoro, per consacrare il nostro corpo astrale, per inserirci nel tempo da Yahweh a Cristo verso la conoscenza dei nuovi misteri. Bellissimo, noi l'abbiamo fatto qua in studio. Sì. Non avrei mai pensato di farlo in uno studio radiofonico. Però almeno io l'ho vissuto, quindi anche se con tutte le difficoltà dei mezzi tecnici. A proposito, c'è un messaggio di Luisa che diceva «Salve carissimi, posso chiedere a Eleonora se c'è un movimento corporeo che si può fare per calmarsi interiormente? Grazie, un abbraccio Luisa». Grazie Luisa. Allora, grazie mille Luisa, perché questo movimento è uno di quelli che insegno più frequentemente. Adesso abbiamo anche sviluppato un segno della croce ampliato, che parte dal segno della croce che abbiamo imparato nella nostra catechesi, ma sapendo che ogni volta che c'è un movimento fisico in una certa direzione, questo corrisponde a un contromovimento eterico, noi nel gruppo antroposofico, ma probabilmente anche lì a Padova, nel gruppo di Paolo, qualcuno forse avrà visto i video che ho fatto sulla mia pagina Facebook per mostrare questo esercizio, che sta portando grandi benefici a tutti coloro che lo hanno accolto, perché posso dirvi che ci sono stati studi fatti scientificamente che quando prima di mangiare noi facciamo anche un semplice, antico, tradizionale segno della croce, quando benediciamo l'acqua, quando benediciamo un presidio medico, e lo facciamo nella presenza dell'IAO, quindi inserendoci nel tempo spirituale, diciamo che certi legami atomici possono essere modificati. Questo è veramente un presidio di emergenza, e per placare questa forza dovresti fare la consonante D come domodossola, come le vette del Monte Rosa, come il dominio di Dio nell'uomo. Allora, come si fa questa consonante? Innanzitutto voglio dire che la consonante D è una metamorfosi della consonante T, e entrambe queste consonanti appartengono alle forze spirituali del segno zodiacale del leone. Il leone, vi posso dare un riferimento tra i testi di Steiner, l'uomo come risultato armonico delle potenze creatrici universale, che è un libro meraviglioso dove Steiner parla delle relazioni tra l'uomo e il regno animale, parla della croce cosmica e mette in relazione il tetragramma che rappresenta i quattro Vangeli con gli animali corrispondenti. Quindi noi sappiamo che dei quattro evangelisti, se andate per esempio in Vaticano, sotto la cupola, nei quattro vertici ci sono quattro statue. Tre statue hanno di fianco un animale, una sola statua non ha l'animale. Perché? Questa è una domanda che faccio spesso durante i seminari. Allora, la croce cosmica è quella che si compone con le forze che oggi operano nel nostro genoma, nella nostra colonna di oricalco. A portare queste forze è la forza di volontà. La forza di volontà è rappresentata dal toro, come dicevo prima, annunciata dal mitraismo prima di Cristo, dove il bambino che stava per avvicinarsi alla terra e per scendere cavalcava il toro.
E quello avveniva quando il Sole, dopo aver lasciato la zona dei gemelli, andava nella zona del Toro in precessione solare. Poi, dopo questo, si avvicina ancora di più al Cristo e inizia l'epoca dell'Ariete. Diciamo che dal momento in cui il Cristo, attraverso il mistero del Golgota e il suo sangue, tocca la terra, lì avviene un cataclisma, avviene un cambiamento epocale. Perché? Perché l'uomo microcosmico si chiude nel macrocosmo attraverso il Cristo. Cosa vuol dire? Se avete visto quelle raffigurazioni dove il bambino embrionale è rappresentato dalla testa nell'ariete, forze di volontà, cioè da una parte ci sono le corna dell'ariete che hanno il focus nelle orecchie, poi c'è il toro che porta il pensiero a realizzarsi nella laringe, anche se poi la laringe in realtà viene compiuta solo dal verbo incarnato, poi scendiamo nelle spalle con i gemelli, entriamo nella cassa toracica con il segno del cancro, scendiamo nell'interiorità dell'uomo, nel cuore con il leone, ecco le forze del leone, poi entriamo nella possibilità della generazione con le forze della Vergine, arriviamo alla bilancia che sono controimmagine degli arti inferiori, del bacino, ed poi arriviamo alla riproduzione nel pensiero dello scorpione, che diciamo va un po' oltre e deve morire per rinascere come Spirito Santo, e questo è un viaggio che dalla testa arriva fino e completa la parte superiore dell'uomo fino allo scorpione, perché lo scorpione poi da una parte rappresenta la riproduzione sessuale, dall'altra rappresenta il pensiero che è nato perché l'uomo ha cominciato a trasformare se stesso. Lo scorpione è un simbolo iniziatico perché uccide se stesso, e noi per conquistare la vita eterna passiamo in questa transizione, nel senso parlando e bruciando nel respiro, cioè la cosa che brucia, noi produciamo coscienza. Nella fisiologia occulta Steiner è il primo che ci spiega che la facoltà del pensiero emana dalla parola, ed è proprio perché pensiamo che noi moriamo. Quindi la morte e il pensiero sono due aspetti della stessa medaglia. Moriamo in senso fisico, cioè intendi? Cioè, sì, nel senso che allora chi ha avuto un bambino sa che il bambino la prima cosa che cerca di fare, anche se piange, non si può dire che parli appena nato, ma il bambino cerca subito di mettersi in una posizione eretta. Quando il bambino si alza in piedi per la prima volta è un momento epocale. Sì. Io lo ricordo perché ho avuto l'onore di accogliere 3 figli in questa incarnazione. È un momento bellissimo. È un momento magico, diciamo che tutta la comunità si dovrebbe inginocchiare di fronte al mio bambino che si alza in piedi. Perché nel momento in cui la colonna vertebrale raggiunge la stazione eretta, quelle forze eteriche della terra vanno ad attivare dalla parte della pancia, salendo al torace, nel cuore, poi alla laringe, attivano gli organi soprasensibili. Che cosa succede? Che da quel momento il bambino passa dal l'aleo, quindi dal ripetere meccanicamente i suoni che ha ascoltato dalla madre, all'inizio ripete un sacco di paroline ma non ha il concetto ancora attivo, ma ci sarà un giorno, e io lo ricordo con precisione nei miei figli, che il bambino puntando un dito dirà la parola, e in quel momento la parola accende il pensiero. Quindi non è quello che dicono i neuroscienziati delle neuroscienze materialistiche, che la parola viene dal pensiero, ma è esattamente il contrario. È la parola che suona nell'eterico, dove vive la vita, la verità e la possibilità di trovare la via, che proprio in questa risonanza eterica a un certo punto si collega con la volta stellata dell'encefalo, del telencefalo, della corteccia cerebrale. All'inizio era il verbo. Quella forma pensiero unicizzata che il bambino riceve e che si plasma e che si inserisce nell'epoca dei 9 mesi di gestazione, perché sapete che il telencefalo
nei primi mesi di gestazione è quasi liscio, cioè la scissura centrale, ma le forze astrali del cosmo, che sono guidate dalle gerarchie celeste, agiscono un po' come un plotter. Non so se avete avuto qualche architetto in casa che ha usato il plotter, vedete come questo colore viene sparato e alla fine si compone la figura di una mappa, di un disegno, di un'architettura. La stessa cosa avviene, proprio questo è un grande mistero, ma lo si può comprendere, che ogni persona riceve per gli effetti... Pronto? Un modello di pensiero che si va completando nei mesi della gestazione. Certo. Ascolta, allora io faccio un compito un po' antipatico che ti riporto. Eravamo partiti con il discorso della Luisa che chiedeva un esercizio che calmasse, tu parlavi della D. Ci arrivo, perché vorrei leggerti i messaggi e poi dobbiamo leggere quella cosa sul Cristo eterico, che sai, importante. Allora, ho detto che nella cupola di San Pietro ci sono questi quattro evangelisti, poi ho fatto una dissertazione per spiegare i legami tra queste quattro forze. Possiamo dire che il Vangelo di Luca è abbinato al toro, quindi Luca, forza di volontà. Il Vangelo di Marco, che è il Vangelo iniziatico, è quello che porta la sfera del sentire a massima espressione, ma è un sentire superiore, è un sentire in Cristo, e quel segno ha come simbolo il leone. Dall'altra parte, quindi di fronte nella croce, di fronte al toro, abbiamo lo scorpione. E il segno iniziatico dello scorpione in antico era l'aquila, si chiamava Aquila questa costellazione. Poi il quarto evangelista, Matteo, non ha un animale. Perché? Perché rappresenta l'uomo. E l'unico uomo nello zodiaco è l'acquario. Quindi il Vangelo di Matteo, quello che si compirà nel 2160, quando il sole uscirà dalla zona zodiacale di precessione del segno dei pesci e quando inizierà il segno dell'acquario, l'uomo dovrà aver compiuto se stesso, dovrà aver capito questi misteri, aver portato e caricato in sé le forze del karma, perché Cristo è anche signore del karma. Ora, rispondo all'amica, va per conquistare un momento di calma, ne ho bisogno anch'io in questo momento e ti ringrazio. Allora, appoggio il mio telefono, mi rimetto in piedi, le braccia sono giù, comincio ad aprire le braccia ai due lati del corpo. Abbiamo perso tutta la linea, direi di mettere una di quelle musiche. Mettiamo la Celtic Theme. Bene, benissimo. Ok. Ecco, dovremmo avere recuperato Eleonora Brigliadori. Ci sei, Eleonora? Ci sono, Elio. Come si chiama l'amica che ha scritto? Luisa. Luisa, allora, cara Luisa, ero arrivata al punto in cui le due mani si aprono ai due lati, creando proprio la croce, noi la chiamiamo la croce cristica. È una E, è coscienza che si attiva nella laringe. Se tu ti metti in piedi e porti le due mani, una a destra, una a sinistra, a 90 gradi con la verticale e rivolgi le palme verso l'alto, dovresti a un certo punto, tenendo le dita unite come per portare dell'acqua nel palmo, quindi senza far passare aria, questo è il modo in cui si usano le mani in euritmia per portare la forza eterica a densificare nel palmo. Quindi immagina che adesso tu tieni sulle mani la forza di tutto il cielo che è sopra di te. E se rimani solo qualche secondo in questa posizione, senti
che avviene qualcosa nella gorgiera del collo. Diciamo che le forze della laringe, e la laringe, Steiner dice, è l'organo eterico più importante che abbiamo, si rafforzano. A questo punto ti chiedo di far salire le braccia sopra di te tese nella U, di percepire il calore tra le mani e poi di voltare le mani verso la terra portando i gomiti indietro in modo che i due avambracci scendano dall'altezza della testa in orizzontale, facendo come una tapparella che dalla testa attraversa, come uno scanner che passa dal chakra della testa alle orecchie, di nuovo alla gola, alle spalle, al torace, dai due lati. Allora, questo esercizio può essere rallentato come vuoi, ma si compie bene se mano a mano che l'avambraccio destro e l'avambraccio sinistro che tengono i gomiti indietro, in questo modo tu crei una protezione anche alla colonna vertebrale posteriore, è come se ricacciassi indietro Arimane, cioè quelle forze di paura che spesso agganciano e ci fanno tremare la schiena quando ci sentiamo braccati, inseguiti dalle responsabilità, da qualcosa che veramente ci fa del male. Allora, in questo modo voi è come se creaste un cilindro di luce, prima accogliete la luce sui palmi, la portate nello spirituale, nella verticale dell'io sopra la testa e poi portando le mani ai lati del torace, quindi non in avanti ma indietro, è anche un esercizio che fa molto bene perché rilascia tutti i muscoli intervertebrali e lentamente e mentalmente cercate di percepire tutti gli organi, a partire dalla testa, a partire dalla scissura centrale, la scissura di Silvio, i lobi temporali, l'ipofisi, prima l'epifisi, poi l'ipofisi, le orecchie, e potete rallentare questo esercizio anche per alcuni minuti fino a sentire la cassa toracica, che è il luogo della nostra libertà, il cuore, poi il diaframma, la porta del sole. Quando arrivate al diaframma, agganciatelo con le mani e portate luce in questo plesso solare e lasciate che il diaframma comunichi la forza dell'uomo superiore, dell'uomo celeste all'uomo terrestre che ha le colonne nelle gambe. Scendete negli organi sotto il diaframma, sentite il vostro stomaco, il vostro fegato, la vostra milza, sentite la circolazione del colon, sentite l'intestino tenue, se avete un problema a qualcuno degli organi, i reni, visualizzateli, accendete la luce dentro, posso dire, e poi continuate fino all'utero, agli organi sessuali, fino alle anche, alle teste degli omeri, e scendete, non degli omeri, dei femori, e scendete fino alle ginocchia, e poi continuate, sentite tibia e perone, sentite la caviglia, sentite tutto il piede, sentite la superficie inferiore del piede che guarda la terra e andate oltre. Ma restando sempre verticali però, restando sempre in verticalità, non è che ci sia cuccia. Certo, sì, rimanendo fermi sul posto con i piedi uniti e quando avete la sensazione di aver toccato la terra, continuate, se conoscete i nomi delle gerarchie li potete recitare e pensare, adesso io vi do dalla più alta alla più vicina a noi, diciamo angeli, arcangeli, arcai, spiriti della forma, spiriti del movimento, spiriti della vita e della saggezza, spiriti della volontà, spiriti dell'armonia, spiriti dell'amore, e deponete tutte le vostre sofferenze al centro della terra in Cristo. Fate 3 volte questo gesto e sentirete che qualcosa cambia nella vostra struttura eterica. Bellissimo, bellissimo. Abbiamo provato a farlo ascoltandoti, ci siamo messi in piedi tutti e due. Sì. È molto importante che
che i gomiti siano non ai lati del corpo, ma più indietro. Più indietro, sì, sì, sì. Allora sì. Sentite proprio un raddrizzarsi, uno sgranarsi delle vertebre. In modo che le mani siano quasi a fianco del busto, esatto, del corpo. Esatto, che le vedi solo con la coda dell'occhio. Ascolta, Eleonora, volevo chiederti i nomi delle gerarchie, cioè pronunciando per esempio exousia, i cherubini, eccetera. Sì, allora, i tre nomi su cui c'è stato un po' di cambiamento, perché diciamo che Steiner ha seguito precisamente i nomi dati anche nella tradizione cristiana da Dionigi l'Areopagita, ma i nomi antroposofici delle gerarchie sono nomi funzionali, per cui ci aiutano meglio a comprendere, e tutto questo, sì, se volete studiare il tema, è portato a chiarezza nella scienza occulta, nelle sue linee generali, per cui quando noi abbiamo i serafini, dobbiamo sapere che seraf vuol dire bruciare, diciamo, è quel concetto di amore, di respiro, della fiamma, dello spirito che anima il calore del cuore, il calore quindi della passione, dell'entusiasmo, sarebbe... e quelli sono i serafini. Sì, ma volevo chiederti... gli spiriti dell'amore. Sì, volevo chiederti, sarebbe meglio dire serafini oppure spiriti dell'amore? Cioè nel Io senso... penso che nella nostra lingua, siccome seraf... bisognerebbe farlo in euritmia, allora se tu facessi in euritmia questo suono dalla S, dovresti arrivare nello spirito, alla coscienza, al movimento della R, aprire nell'alef e con il fi greco, che è un movimento come la fiamma, portare luce, ma se dici amore e pensi al concetto che l'amore è ciò che priva la morte del suo potere, la parola amore è la A privativa del latino mors mortis, quindi quando io dico amore e penso la parola, perché questo è il secondo sigillo dell'euritmia, io penso la parola, io parlo, io ho parlato, è il processo dei sei esercizi, allora tu attingi all'entità più alta delle gerarchie che vivono al cospetto di Dio. La prima gerarchia, serafini, cherubini e troni, sono quelli che dominano le forze nelle sostanze minerali, sono loro a cui noi affidiamo il nostro udito. L'udito si compie come organo di senso dentro le ossa, quindi la possibilità di udire oggi delle parole e di... abbiamo di nuovo perso troppo impeto. Allora andiamo avanti con la Celtic Theme. Bravo. Queste sono musiche fatte da Eleonora. Anche alla domanda all'inizio del collegamento su quali sono gli dèi. Gli dèi sono i soldati del padre che organizza attraverso le nove gerarchie, ogni gerarchia ha l'accesso alle otto sfere, quindi da qui derivano poi i 72 nomi di Dio dell'antica Kabbalah ebraica, ma nei nomi dell'antroposofia noi abbiamo i serafini che accolgono nell'amore tutto il progetto divino, i cherubini che sono gli spiriti dell'armonia, li organizzano in ritmi. Diciamo che la questione del ritmo è una questione fondamentale e se tu mi consenti, Corrado o Elio, vorrei dedicare due parole alla questione del ritmo. Senz'altro. Sì, però prima voglio leggerti questo scritto di Steiner sul Cristo eterico. E un'altra cosa, quando tu ci hai fatto fare l'esercizio, hai detto nominare appunto le gerarchie partendo dalla più alta, quella più vicina a noi, però poi di fatto sei partita dagli angeli e sei andata in su. Qual è il verso giusto? Allora, chiaramente più le cose sono sprofondate al centro della Terra, più corrispondono nel rovesciamento cosmico che è avvenuto nell'ultimo pralaya alle forze più alte, per cui diciamo che la triade della terza gerarchia,
che sono angeli, arcangeli e arcai, che sono chiamati anche spiriti del crepuscolo, gli angeli, perché loro veramente vivono quel senso di nostalgia della perdita della luce. Loro ci accompagnano sulla terra, sono i nostri custodi personali, ma sono in un sentimento wagneriano, no? Un po' in questo oddio, adesso la tenebra è scesa. Loro sono gli spiriti del crepuscolo, perché dall'epoca lunare portano in sé questa necessità di fare i conduttori del karma nell'uomo, quindi sono entità preziosissime per noi, perché sono loro che ci aiutano nel quotidiano, che ci suscitano i pensieri a livello della testa. Ecco, la terza gerarchia opera a livello della testa, quindi se noi conquistiamo la mediazione con l'angelo custode, e l'equilibrio nell'angelo custode si conquista quando riconosciamo ciò che è troppo accelerato come elemento luciferico, o ciò che invece è sottoposto a egoismo, a paura, a blocco, che è arimanico, quando noi riconosciamo questa triarticolazione di forze presente nella nostra anima, allora possiamo cominciare a impedire che queste deviazioni o luciferiche o arimaniche agiscano sull'elemento spirituale corretto. Troviamo il Cristo quando conquistiamo questo equilibrio. Quindi si parte dalla gerarchia più vicina a noi, insomma. Noi partiamo dalla gerarchia più vicina a noi, andiamo in alto. Angeli in alto. Come spiriti del crepuscolo, ma voglio partire allora dall'uomo, e l'uomo si chiama anche, perché l'uomo è di diritto la decima gerarchia ed è chiamato nella scienza dello spirito, lo spirito della libertà. E in questo bellissimo termine, se abbiamo presente cos'è la filosofia della libertà, dobbiamo dire che nello spirito della libertà vale tutto il contrario di tutto, perché proprio l'uomo può anche contraddire se stesso, può negare l'esistenza di Dio, ma ogni volta che l'uomo compie questa operazione di caduta e di separazione, errore, in realtà acquisisce la possibilità di recuperarlo come nuovo contenuto di ampliamento dell'intelligenza. A parte, scusa, possiamo recuperare, a parte i politici nostri sono irrecuperabili. Quelli devono passare da un processo, secondo me, come dicevo in origine. Ma finiamo di parlare di queste nove gerarchie in senso funzionale. Quindi abbiamo gli spiriti del crepuscolo, gli angeli, poi ci sono gli arcangeli. La parola arcangelo è anche tradotta da Steiner come spiriti del fuoco o guide dei popoli. Quindi quando una personalità si mette a servizio della comunità, arriva all'arcangelo. Quindi quando io parlo italiano, per comprendere la lingua italiana, vuol dire che nel mio udito, nell'organo dell'ascolto, nella mia coclea, nella parte eterica dell'organo del corti, a fare da mediatore, da traduttore della lingua LIS universale, non ci sono solo io, c'è un arcangelo. E il popolo italiano esiste come estensione, come anima di gruppo, ovunque si parli l'italiano. Ma sopra questo c'è l'arcai, che non è più un arcai discendente, ma è un arcai ascendente. E qui bisogna fare una chiosa per spiegare chi è San Michele, perché San Michele nella tradizione ebraica era chiamato anche il volto di Cristo. Ed è il primo arcai che, dopo aver accompagnato tutta l'evoluzione del popolo ebraico, diciamo che Melchizedek, quello che dà le indicazioni ad Abramo per le 42 generazioni di Matteo, è San Michele. Poi San Michele è quello che guida durante l'esodo il popolo ebraico a staccarsi da quel potere iperpsichico dei sacerdoti di Sais, perché loro non dovevano più ascoltare la legge dello Zeus discendente o di Ra, che dominava nell'empireo degli dei, dovevano preparare il popolo che doveva accogliere il Cristo. Ecco il perché dell'esodo, ed ecco che i nomi dei 72 angeli che possono essere attribuiti secondo la nascita a ognuno di noi si vengono a comporre in quelle tre linee, prendendo la sillaba iniziale, quella finale, quella al centro, con un ragionamento numerico cabalistico, e sono fatti sempre di tre sillabe,
e avvengono proprio quando il popolo ebraico veniva guidato dalle potenze celesti che volavano dalla testa alla coda del popolo ebraico in transumanza verso la libertà. Quindi l'arcai San Michele, che è anche alla guida dell'antroposofia, non è solo il volto di Cristo, ma è lo spirito del tempo. In questo momento noi abbiamo la reggenza di San Michele che ci dà questa spada con due lame, che ci permette di discernere nel bene e nel male, sia quello che scende verso il basso e deve arrivare alla fine, sia quello che deve ascendere verso l'alto e deve essere accolto e sviluppato. Il mio angelo si chiama Manachel, il 66esimo angelo, e in questo doppio 6 mi dà la forza di discernere tra bene e male, e diciamo che le 72 qualità angeliche sono un bellissimo lavoro di ricerca, un lavoro a cui ho dedicato 10 anni di studio, perché ho antroposofizzato questi concetti cabalistici ebraici, perché oggi se noi comprendiamo nella scienza occulta come l'uomo è stato fatto, sappiamo che le terminazioni spirituali delle 9 gerarchie sono dentro di noi e noi siamo uno strumento che le può accogliere o le può rifiutare. Allora non dobbiamo lamentarci poi se le cose vanno male, se il governo trascende in una degenerazione razzista, di eliminazione di massa, perché vuol dire che siamo noi che abbiamo causato queste condizioni, siamo tutti corresponsabili nel karma. Ma risalendo, diciamo, dall'uomo, chiudendo angeli, arcangeli, arcai, la terza gerarchia, arriviamo alla seconda. La seconda è quella che domina nella parte mediana dell'uomo, dove abbiamo le attività ritmiche, le attività del respiro e le attività del cuore. Quindi quando io uso le mani, uso le braccia, faccio un lavoro, giro la polenta, pulisco un vetro, vado a fare la spesa, faccio una carezza a un amico, lo abbraccio, io uso le forze della seconda gerarchia, loro sono i nostri veri creatori. Bello, bello questo, interessante. Gli spiriti della forma hanno dato forma all'uomo con la loro sostanza, con la loro astralità, con la loro forza eterica, con il loro io. E quando c'è stato il primo sacrificio di Cristo, ancora nell'epoca lemurica, che l'io ha potuto entrare nell'uomo. E poi se vado oltre, quindi se scendo nell'uomo, ma se salgo nel livello di coscienza, che per noi la forza di volontà non è lucida, diciamo, se io chiedo a qualcuno come percepisci il tuo pensiero, nei pensieri noi siamo acuti, siamo precisi, se facciamo il ragionamento sul teorema di Pitagora è veramente luminoso questo pensiero, è visibile, è tangibile nella sua chiarezza, ma se scendiamo nell'elemento del sentire dobbiamo dire ma come è fatto il sentire? C'è una parte di lucidità e una parte di armonia, e quando in euritmia si fanno queste forme del pensiero, per esempio si cammina dritto e si torna indietro per il pensare, se si entra nella rappresentazione spaziale del sentimento io invece cammino dritto e torno indietro con 2 semicerchi a destra e a sinistra, e allora ho un'immagine visibile del sentire umano, e quando arrivo alla volontà e chiedo scusami ma dov'è la volontà, come la esprimi, che cos'è che manifesta la volontà in te, lo chiedo a voi. Sono gli arti, diciamo così, quelle che sono le azioni, diciamo, del metabolismo e degli arti inferiori, insomma. Bravissimo, diciamo noi portiamo espressione alla volontà con il movimento. Se io prendo il telefono o il sale o una bottiglia d'acqua, muovo le forze di volontà, ma gli arti che portano questo al massimo grado sono proprio le gambe, il bacino, che ci vengono donate come appoggio dalla forza plasmatrice della terra, diciamo che le nostre gambe, i nostri piedi sono un uomo del futuro ancora rudimentale, ma la forza della volontà si esprime attraverso il circuito del ricambio, quindi anche nella fisiologia dell'uomo bisognerebbe sapere che l'elemento spirituale più alto vive in quel liquido cefalorachidiano in cui galleggia l'organo cerebrale. E questo, credetemi, adesso negli studi della neuroscienze, diciamo,
dopo aver dedicato grande attenzione alla materia grigia, di cui non hanno capito praticamente nulla gli scienziati, sono arrivati a capire che la materia bianca è più importante. Ma io aggiungo qui, e lo testimonio, che il vero elemento spirituale viaggia nel liquido, perché è lì che la forza spirituale fa ponte direttamente con il mondo eterico. Quindi, tornando alle gerarchie, la seconda gerarchia, che è fatta venendo dal basso, da spiriti della forma a spiriti del movimento, che sono le dinameis, e poi ci sono gli spiriti della saggezza o spiriti della vita, che sono quelli che governano veramente la riproduzione, le generazioni differenziate, e sono, come dire, sono quelli che nel sole ci hanno dato il nostro corpo eterico. Il Cristo fa parte di queste forze che nell'albero della vita sono al centro, Trifaret, questa sfera, questa Sefirot, che ha il maggior numero di sentieri che lo collegano con tutte le altre sfere, perché proprio il Cristo non solo proviene da altri mondi, ma appartenendo di diritto ed essendo l'Elohim più potente, lo spirito della forma più potente, è quello che ha sentito la chiamata e che si è sacrificato per noi. Ora, il suo cammino non si è concluso qui, perché il messaggio e la trasformazione apocalittica della terra in sole possa avvenire, è necessario che ogni uomo che ha accolto il Cristo e che vuole lavorare con lui affidi anche nella vita, nel servizio, ma dopo la morte, che consegni le proprie parti spirituali al Cristo. E qui voglio dirti, caro Elio, che purtroppo quando le persone entrano nelle sette, nelle lobby di potere, nelle varie massonerie, loro avranno sì dei vantaggi qui a stare sotto l'egida di un padrone, di una banca, di un Bill Gates di turno, ma quando moriranno le loro parti andranno a nutrire queste sette e loro saranno schiavizzati come fantomi distruttivi, arimanici. Romperanno le scatole anche da lì, continuano a distruggere. Quindi, però è molto importante, perché adesso questa gente che è abbandonata da sola negli ospedali e i cari non possono andarli a trovare nelle case di riposo, questi anziani, questi vecchietti, no? C'è un genocidio lì atroce. E invece proprio io ho avuto la fortuna di accompagnare poche anime, grazie a Dio, fin qui verso il mondo spirituale, ma mia madre è stata la prima, mio marito che non sentivo più da anni, poi stava male, il primo marito una seconda volta, e ho imparato a deporre l'anima umana in Cristo. Questo è un antico rito che si chiamava Powa, che viene dalla tradizione tibetana, e bisognerebbe che le persone preparassero questo prima di arrivare a quel momento, che avessero delle persone spirituali che accompagnano gli ultimi momenti, perché gli ultimi momenti della vita sono preziosissimi per l'anima. È lì che inizia la nuova incarnazione, nel modo in cui noi possiamo passare di là pienamente coscienti oppure devastati da quelle terapie, come dire, del dolore, che in realtà sono terapie arimaniche. Con psicofarmaci a tonnellate, in effetti. Esatto. E pensa che proprio durante quel primo seminario del 2014 a Gamma Radio, con alcune donne avevamo detto di preparare questo gruppo per i riti funebri. Perché oggi veramente chi sono le persone che sanno accompagnare l'anima in Cristo? È un lavoro fondamentale questo, è essenziale, è un lavoro veramente fondamentale da fare. Ecco, allora, diciamo, ascolta, che, Eleonora, finiamo sì. Le gerarchie e poi ti leggo questa cosa del Cristo eterico. Sì, allora, me la fai leggere. Quindi dopo la seconda gerarchia, che è fatta venendo dal basso, spiriti della forma, spiriti del movimento, diciamo che le dinames sono quelle che muovono gli astri, da cui dipende tutta l'astralità cosmica, Kyriotet sono gli spiriti della vita, della saggezza, e poi arriviamo alla prima gerarchia, che è quella che sta al cospetto di Dio. I troni, si chiamano troni o spiriti della volontà, sono quelli che, diciamo, in Saturno hanno più di tutto covato l'uomo nella prima incarnazione planetaria e ci hanno dato quel calore che oggi vive nel nostro sangue.
Quindi noi siamo debitori non con Conte o con Draghi o con nessuna banca, noi siamo debitori della vita, con tutte queste gerarchie. Quindi oggi io auspico la nascita di un'economia cosmica, dove il rispetto della vita abbia un valore inestimabile, che deve essere riconosciuto superiore a qualunque bene fisico e materiale. E quando un uomo dovesse uccidere qualcuno per suo sporco interesse, dovrebbe perdere tutto. Sì. Qui c'è, qui mi pare di sentire la spada di Michele, non so se sei tu o c'è Michele che sta parlando. Beh, io ti dico, Manachel ha un bel frammento della spada michaelita, e se sono ancora viva è perché questa spada mi ha anche separato delle cose inessenziali. E la vita è sempre, come dire, una scelta ricchissima di doni. Quando tu accogli i tuoi compiti, non hai paura e non scappi di fronte a nulla. Bene, non bene. Scappate mai, fronteggiate i nemici, i demoni guardateli negli occhi e fuggiranno loro. Beh, ci sono delle video che girano di donne che gestiscono attività tipo bar eccetera, che veramente tirano fuori questo impulso che dici tu. Fantastico. Adesso ti do anche un'altra bellissima notizia che mi è arrivata dal Brasile. Però fammi leggere sta roba però, prima di... No, dico questo poi leggi. Ci sono degli infermieri brasiliani che fanno le vaccinazioni sparando a terra il vaccino facendo finta di pungere. Meraviglia. E invito tutti quelli che hanno una coscienza, se sono costretti a fare questo lavoro, lo buttino via e salvino le anime che prendono. Ma sai che c'era quell'infermiera parte di Treviso che poi è stata condannata perché non faceva i vaccini, ma ancora 2-3 anni fa, no? Quella era un'iniziata, secondo me. Vabbè, scusa, ti ho interrotto. Ho sentito di questo, ecco, questi sono gli eroi dei nostri tempi. Comunque dai, finiamo le gerarchie e poi leggo questa cosa, appunto eravamo arrivati ai troni, poi serafini, cherubini e serafini. Poi ci sono i cherubini, che sono gli spiriti dell'armonia che governano tutti i ritmi. Ricordati, faccio l'esempio, io facevo salto in alto quando ero allieva, e il ritmo della rincorsa per saltare un ostacolo determina il successo del salto oppure no. Ah. Quindi Steiner dice, proprio nelle indicazioni dell'euritmia, che dove manca la forza fisica, con la forza del ritmo noi abbiamo un ampliamento, perché si crea una ridondanza, si crea un come dire, io non riesco a parlare, a dire queste cose stando ferma, avrò fatto tipo 3 chilometri da quando abbiamo cominciato l'intervista, perché devo tenere in bilancio l'attività iperpsichica potente con il camminare, con il muovermi, con il saltare, quindi non paralizzatevi. Io devo stare fermo perché sennò strappo i fili delle cuffie, per cui è una sofferenza. Va bene. Poi l'ultima è proprio quella che accoglie il progetto, e sono gli spiriti dell'amore. Quindi diciamo che quando fate la di benedicente, e la potete fare per placare questa ansia respiratoria, questo affanno del vivere, appoggiate il vostro diaframma alla superficie della terra, consegnatelo a tutte quelle forze che tengono insieme le leggi minerali transitorie di questo nostro pianeta meraviglioso, che quando il Cristo è sceso, dice Steiner, se ci fosse stato qualcuno sulla Luna, per esempio, avrebbe visto che improvvisamente la luce della Terra era cambiata, perché lo spirito solare era sceso e aveva fecondato per la nuova vita eterna tutta la sfera planetaria, che in realtà è la testa della Dam Kadmon. Ti faccio prendere fiato, leggiamo questa cosa che è stata postata in un gruppo chat da Mario Iannarelli, che ringrazio. Un caro amico che saluto, che spero di incontrare anch'io un giorno. E che io ho sempre così la speranza che accetti di fare una trasmissione qui, Radio Gamma 5. Vabbè. Allora, questo è tratto da Alfred Heidenreich, Il Cristo Risorto, Cristo Eterico, edizione Arcobaleno. La luce eterica si intitola. Allora, nel ciclo di conferenze da Gesù a Cristo, Rudolf Steiner dice che è proprio la nostra attività eterica che illumina quella sfera nella quale il Cristo eterico è presente. Egli lo dice solo in una frase, ma lo dice che per mezzo della nostra propria attività possiamo gettare un po' di luce. Si tratta di un'attività che nella sua chiarezza e bellezza può essere rinforzata tramite lo sviluppo morale. Non necessariamente soltanto attraverso la specifica disciplina spirituale del cammino meditativo, ma realmente attraverso lo sviluppo morale nel suo insieme. Il progresso morale migliora la luce eterica, che possiamo espandere dai nostri occhi,
dal nostro capo nel mondo eterico per illuminare il Cristo. Ma Rudolf Steiner va oltre e continua facendo una osservazione che è tra le sue più strane e sorprendenti, che ci saranno momenti, man mano che il secolo avanza, in cui il Cristo eterico assumerà una forma così palese che egli potrà essere visto con gli occhi fisici. Solo un iniziato sarà in grado di vedere che si tratta di un corpo eterico. Egli sentirà che la forma Cristo è apparsa nella stanza e in certe circostanze essa possa essere così condensata da assumere l'aspetto di una presenza fisica. Rudolf Steiner arrivò persino a dire che una figura come questa potrebbe anche apparire in mezzo a noi, in mezzo a un gruppo di persone, fare un'osservazione che illumina la discussione e poi andarsene, senza che nessuno si rendesse conto che si trattava del Cristo eterico. Egli ha parlato di ciò in modo molto preciso. Se abbiamo detto che è soltanto la nostra luce, le nostre qualità morali che possono illuminare quella sfera, ricordiamoci che Rudolf Steiner dice anche che il corpo eterico del Cristo ha bisogno di un rafforzamento nella sostanza, che la venerazione e la meraviglia del nostro pensiero, la pietà e l'amore del nostro cuore, la coscienziosità delle nostre azioni sono un materiale che rinforza il suo corpo eterico. Nonostante egli insista sul fatto che si tratta di un evento naturale, egli suggerisce anche che questo evento accade oggi attraverso una collaborazione responsabile che può aggiungere luce e sostanza a quell'esperienza. Qui, cara Leonora, ci tremano un po' i polsi perché noi possiamo dare luce al Cristo e lui quindi può agire su di noi. Allora, ringrazio te per questa bella interpretazione di questo brano di Mario e voglio aggiungere la mia testimonianza, perché quando in una riunione, in un seminario, ci si alza in piedi, si comincia con l'IAO, io penso la parola, si fanno questi esercizi, davvero si sperimenta una presenza. Proprio nella settimana in cui ho cominciato il trasloco verso Adria ci sono stati molti incontri, in uno in particolare eravamo in 13 e sono avvenute delle cose che io non ho ancora finito di decifrare, ma che non posso essere io, non era nessuno dei presenti, ma è la sua presenza che comincia ad affiorare. Ora, il ritmo cristico è segnato da questo 33,3 periodico. Che cosa significa? Noi abbiamo come elemento esteriore i 33 anni di Cristo, però abbiamo anche i 3 giorni e un terzo della morte e poi la resurrezione. Che cosa avviene quando noi moriamo? Abbiamo 60 secondi, eh? Eh? Fra 60 secondi c'è uno stacco pubblicitario. Va bene, dico solo questo. Quando affrontiamo la morte, nella prima fase, dopo aver deposto il corpo fisico, succede che il corpo eterico si espande. E ho fatto un conto astronomico e in 3 giorni e un terzo la nostra anima si espande in quella luce cristica che arriva ai confini del sistema solare. Ecco dove i numeri non sono più leggi discendenti, ma leggi ritmiche ascendenti che risuonano nel Cristo eterico. Bene, allora mancano appunto una manciata di secondi, una quindicina di secondi. Io allora poi ti voglio leggere un passaggio di cui ti avevo fatto cenno, sempre sì, dal libro da sì, sì. 5 secondi, poi apriremo anche col calendario dell'anima. Allora sì, tu stai in linea e ci sentiamo tra poco.
E torniamo in diretta, ricordiamo agli ascoltatori che siamo con la trasmissione quindicinale del lunedì dalle 18 alle 21, scusate, dalla rubrica Appunti di Antroposofia Mondo Altro, e questa sera abbiamo un ospite veramente così eccezionale che ci smuove nelle fibre del nostro eterico oltre che dell'astrale, ed è Eleonora Biliadori, Aaron Noel come nome spirituale. E il tema che stiamo trattando è l'eritmia in metamorfosi, eritmia in mesis, per trasformare l'uomo in uno strumento per la rivelazione del Cristo eterico. E Eleonora Biliadori, sei con noi? Sì, ci sono, ringrazio tutti quanti e volevo riallacciarmi a quel bellissimo brano di Mario Iannarelli, sempre dall'ottava conferenza dello stesso testo, Da Gesù a Cristo, ci sono delle parole davvero molto interessanti, soprattutto, come ti avevo detto questo pomeriggio, pensando alle datazioni dei cicli di conferenze di Steiner, perché questo libro viene scritto nei mesi che vanno nel 1911 fino a ottobre, e noi sappiamo che la prima lezione di euritmia viene data a dicembre a Berlino, sempre nello stesso anno, quindi da un certo punto di vista, con queste conferenze che parlano spesso del linguaggio, ed era proprio questo che volevo leggervi da questa ottava conferenza, sono circa pagina 171, perché ci fa capire qualche cosa che riguarda questo Gesù natanico. Ora, prima abbiamo parlato della croce cosmica, degli animali che si associano ai quattro Vangeli fondamentali. Il Vangelo di Luca ha come simbolo il toro, quindi ci porta alle forze della volontà che sono intimamente le più potenti sul piano terapeutico. Quando noi facciamo euritmia usiamo le gambe, usiamo le braccia, usiamo il pensiero, l'immaginazione, la parola, il ritmo, il respiro. Quindi che cosa succede con l'euritmia? Succede che l'uomo diventa un unico strumento. Tutto quello che invece è distruttivo nella nostra vita intellettuale lo possiamo enucleare quando vediamo che una persona che magari conosciamo parla in un certo modo, dice delle belle cose, poi agisce in un altro modo, poi ricorda ancora in modo diverso le cose perché non accetta la realtà e la verità, e soprattutto i suoi pensieri sono ancora un'altra cosa diversa. Quindi alla base di quella forza che con un'etichetta abnorme si dice sistema immunitario, ma non c'è un sistema immunitario nel nostro organismo, noi abbiamo un sistema osseo, un sistema circolatorio, un sistema ritmico del respiro, un sistema gangliare, un sistema osseo, ma non c'è un sistema immunitario, perché quello che si vorrebbe abbracciare con un'etichetta per vendere delle pillole o per consigliare delle terapie, in realtà è una cosa molto più complessa. Quello che definisce la possibilità di passare indenni in un campo di appestati o di malati di qualunque malattia e non prendersi una malattia è quella forza morale che da un lato viene consegnata al Cristo e risuona come un involucro protettivo nel corpo eterico, ma dall'altra parte non dimentichiamo che abbiamo anche un corpo astrale e noi sappiamo che le forze fuori ordine agiscono prioritariamente nell'astralità dell'uomo, agisce l'elemento luciferico della caduta, ma una volta che l'elemento della separazione si compie a partire dal Genesi, quindi dall'oblio dell'albero della vita, perché rimane l'albero della conoscenza, quindi l'uomo inizia a separarsi, a sviluppare un pensiero che deve arrivare alla filosofia della libertà, ma per recuperare la vita del gemello ucciso da Caino, quindi di Abele, bisogna arrivare all'albero della vita, a tutto quel mistero di quel racconto iniziatico che ci spiega cosa avviene da Adamo e come le forze arimaniche a un certo punto si inseriscono invece nel corpo eterico. Quindi noi abbiamo due sorveglianti allenatori che dobbiamo sempre traguardare in pensieri lucidi e coscienti. Nel corpo astrale dobbiamo espellere le forze illusorie, le forze, come dire, di una conoscenza
troppo intellettuale, che non arriva alla vera radice della vita, che non sta nell'astrale ma sta nel corpo eterico, ma nel corpo eterico che in realtà ha un suo termine, un suo ritmo, che ci concede un certo numero di anni da passare sulla terra ad ogni incarnazione, lì si annida il nemico più difficile da individuare, perché è quello che costringe il corpo eterico, e quello è Arimane. E noi sappiamo che la triade più distruttiva delle forze, messa in campo e annunciata da Steiner nel 1916 con quelle conferenze dove dice ci sarà un tempo in cui la medicina arriverà a inventare delle sostanze minerali che impediranno lo sviluppo spirituale, e poi si cercherà di dire che non esiste malattia peggiore che la spiritualità, che tutti quelli che magari vedranno il Cristo eterico sono pazzi o sono malati, e siamo arrivati a questo punto. Ah, sì. Ora, in questo passaggio, adesso mi metto i miei occhiali stenopeici, spero di non fare errori, che cosa succede? Che Steiner sta spiegandoci nel mistero di come è potuto avvenire che un'entità solare come Cristo sia entrata in un corpo fisico umano. Noi sappiamo da tante conferenze che Steiner è stato il primo che ha chiarito il mistero dei due Gesù, del Gesù salomonico del Vangelo di Matteo, al cospetto del Gesù natanico del Vangelo di Luca. Sì. Quindi siamo nel vivo di queste conclusioni, perché siamo alla penultima conferenza, l'ottava nel ciclo di 9 conferenze, e dice: se consideriamo l'intera corrente dell'evoluzione dell'umanità, dobbiamo dire che essa, quale si diffuse sulla Terra, e tale diffusione è descritta con maggior precisione nella mia scienza occulta, si deve far risalire nell'epoca lemurica, a determinati antenati umani di quel tempo iniziale della nostra Terra attuale. Quindi sta riferendosi all'ultima incarnazione planetaria. Noi sappiamo, e lo dico per i neofiti, che nelle prime epoche che condurranno poi a noi nella quinta epoca post-atlantica, però tutto quello che nelle scienze esteriori oggi si studia come antropologia conosce solo una piccola parte di quello che in realtà c'è stato, mentre nell'antroposofia si fa riferimento prima all'epoca polare, che in un certo senso è una ripetizione del momento saturnio di evoluzione. Poi c'è l'epoca iperborea con l'esplosione di tutte le forme di vita, che è una ripetizione dell'epoca solare, dell'incarnazione solare della Terra. Poi si arriva all'epoca lunare e lì siamo nell'epoca lemurica. Poi solo nel quarto periodo evolutivo, quello atlantideo, l'uomo potrà arrivare ad accogliere finalmente l'io. Poi ci sarà la catastrofe. E poi comincerà quel periodo che è il post-atlantico, che si suddivide anche quello in 7 periodi, noi siamo nel quinto di quei periodi. Ma adesso ho fatto questo piccolo scorso storico, perché la valutazione del tempo è completamente diversa da quella che ci viene fornita dal materialismo. Quindi dice: dobbiamo stabilire un determinato momento nell'epoca lemurica dopo il quale soltanto si può giustamente parlare di genere umano nel senso odierno. Di quel che vi era prima non si può dire che già esistessero degli uomini terrestri, gli io che poi sempre tornarono ad incarnarsi, cioè noi abbiamo avuto almeno una trentina di incarnazioni, ma questo è avvenuto a partire da questo cambiamento dell'epoca lemurica, quindi prima dell'epoca atlantica. E dico che nell'epoca atlantica, e questo è scritto da Steiner nelle cronache della Kasha, furono le donne ad accogliere il linguaggio cosmico, perché gli angeli erano qui e sono loro che ci hanno insegnato a parlare. Continuo la lettura. Non era così, nel senso che prima l'io non era nel concetto che abbiamo oggi, che la parte buona che io ho realizzato nelle mie passate incarnazioni torna nella mia forma pensiero, torna nei rapporti di proporzione nelle mie ossa, torna nei miei rapporti nel volto, nella mia forza di guarigione. Diciamo che fino all'epoca lemurica non si può parlare di reincarnazione dell'io, perché l'io non era ancora compiuto nell'uomo. Prima l'io umano non era ancora separato dalla sostanza della gerarchia, che ha offerto anzitutto un'occasione all'io dell'uomo, la gerarchia degli spiriti della forma.
e quindi da dove viene il Cristo. Possiamo ora pensare, e lo mostra la ricerca occulta, che per così dire una parte della sostanza degli spiriti della forma penetrò nell'incarnazione umana per la formazione dell'io umano, ma quando allora l'uomo iniziò le sue incarnazioni fisiche sulla Terra, qualcosa di ciò che doveva diventare uomo venne trattenuto. In certo modo venne trattenuta una sostanza io che non fu avviata nella corrente delle incarnazioni fisiche. Ecco, qui si parla di quell'anima unica che non ha accolto il corpo corruttibile di Adamo, ma è stata salvata e tenuta in serbo, e qui ti dirò, si sente anche una premonizione di quel concetto del palladio di cui parlava anche Enzo l'altra volta, sì, perché in realtà è quell'involucro non corrotto che doveva scendere e incarnarsi attraverso lo spirito solare. E continua dicendo: se ci si volesse rappresentare la corrente delle incarnazioni fisiche dell'uomo, quella che comincia con Adamo, chiamato dalla Bibbia il padre originario del genere umano, si dovrebbe tracciare un albero genealogico con molte e svariate diramazioni. Possiamo semplicemente pensare che quel che fluì dagli spiriti della forma continuò a fluire, ne divenne però, direi, quasi tenuta in serbo una parte, come un io che fu preservata, questa parte, dal penetrare nelle incarnazioni fisiche, un io, che è l'io cristico, che non ricomparve ripetutamente come uomo, ma che conservò la forma, la sostanzialità che l'uomo aveva prima di essere penetrato nella sua prima incarnazione terrestre. Dunque un io che continuò a vivere accanto alla rimanente umanità e che fino ai tempi di cui ora parliamo e in cui dovevano presentarsi gli eventi di Palestina non era ancora mai stato incarnato in un corpo umano fisico, un io che, se si vuol parlare con un linguaggio biblico, era ancora nella stessa condizione in cui era l'io di Adamo prima della sua prima incarnazione corporea terrestre. Un io siffatto era sempre esistito. Se ora esaminiamo un poco le cognizioni occulte riguardanti quell'io, cognizioni che naturalmente sembrano per l'uomo odierno qualcosa di assolutamente assurdo, vediamo che esso, essendo stato per così dire conservato come una riserva, non venne avviato in un corpo umano, ma fu veramente affidato soltanto ai sacri misteri. Qua c'è un riferimento a questo concetto del palladio, quali esistevano durante l'epoca atlantica e post-atlantica. Era conservato in un importante santuario dei misteri come in un tabernacolo. Quell'io aveva perciò particolarità speciali, quella di non essere stato in contatto con niente di ciò che in generale un io umano può imparare sulla Terra. Era dunque anche non toccato da tutti gli influssi luciferici e arimanici. Ecco, questo è molto importante. Era insomma qualcosa che, rispetto agli altri io umani, possiamo rappresentarci come una sfera vuota, come qualcosa di ancora completamente vergine rispetto alle esperienze terrestri. Un nulla, un negativo di fronte a tutte le esperienze terrestri. Sembrava perciò che il Gesù bambino natanico di cui narra il Vangelo di Luca non avesse alcun io umano, come se fosse costituito soltanto di corpo fisico, corpo eterico e corpo astrale. Basta dire dunque che nel Gesù bambino di Luca non vi era un io evolutosi attraverso l'epoca atlantica e post-atlantica. Parliamo giustamente se diciamo che nel Gesù bambino di Matteo abbiamo a che fare con un uomo pienamente formato, e nel Gesù bambino del Vangelo di Luca abbiamo invece a che fare con un corpo fisico, un corpo eterico e un corpo astrale coordinati in modo da rappresentare armonicamente l'uomo quale è disceso come risultato dell'evoluzione di Saturno, Sole e Luna. Perciò questo Gesù bambino, come insegna la cronaca della Kasha, non aveva talento per tutto ciò che la civiltà umana aveva sviluppato, non poteva accoglierlo perché non vi aveva partecipato. Noi abbiamo abilità e destrezza per l'esistenza perché nelle passate incarnazioni già abbiamo sperimentato determinate attività.
chi non sia mai stato presente riesce inabile per tutto ciò che gli uomini hanno prodotto durante l'evoluzione terrestre. Se il Gesù bambino natanico fosse stato al tempo nostro, si sarebbe mostrato molto poco abile nell'imparare a scrivere, perché gli uomini al tempo di Adamo non scrivevano, e prima meno che mai. Dunque, per tutto ciò che si riferiva a quanto era stato rappresentato durante il corso dell'evoluzione dell'umanità, il Gesù bambino di Luca non aveva a disposizione. Invece si mostravano in sommo grado le qualità interiori che aveva portato seco, che non erano decadute come in altri a causa degli effetti luciferici. E poi di ancora maggior interesse che questo Gesù bambino parlasse un linguaggio strano. Ecco, qui volevo arrivare. Perché si dice, e Steiner lo conferma, che il bambino Gesù natanico parla, e parla appena nato, proprio perché non è stato oscurato né dalle forze luciferiche né dalle forze arimaniche. Che cos'è questo linguaggio strano? Steiner continua dicendo: questo ci mostra infatti qualcosa a cui ho accennato anche nel mio scritto La guida spirituale dell'uomo e dell'umanità, e cioè che i linguaggi che sono ora diffusi sulla terra e che compaiono presso i vari popoli sono sorti relativamente tardi nell'evoluzione dell'umanità e sono stati preceduti da ciò che si potrebbe veramente chiamare un linguaggio umano primordiale. Allora, questo linguaggio umano primordiale di cui Steiner parla nella cronaca della Cascia, quando dice che in quelle sedi mistero atlantiche le donne venivano riunite, venivano poste in mezzo alle forze naturali, alle forze del terremoto, dell'esplosione dei vulcani, del vento, dello schianto delle onde, e da quella sorgente cosmica vennero tratte le 12 forze consonantiche che sono il primo alfabeto e le forze vocaliche in relazione alle sfere planetarie. Diciamo che nella polarità dell'euritmia noi dobbiamo riconoscere nelle forze vocaliche l'anima che cerca nell'elemento dionisiaco il rapporto con le sfere, con la potenza spirituale delle sfere planetarie. Diciamo che nella A noi entriamo in rapporto con la sfera di Venere, nella I entriamo in rapporto con la sfera mercuriale, con la E siamo in rapporto con la sfera marziana, che sappiamo che ha cambiato segno, che è diventata ora dedita all'amore. Con le forze dei dittonghi AU siamo in rapporto con la sfera solare, con il dittongo EI siamo in rapporto con la sfera lunare, e poi abbiamo le sfere che ci congiungono con il macrocosmo, ovvero Giove nella O e U Saturno. Ma su queste forze che riempiono l'anima umana nel canto, nella lingua italiana che è così piena di forze vocaliche, abbiamo le forze consonantiche che invece agiscono dalla periferia zodiacale e scolpiscono l'uomo. Per capire il mistero dell'euritmia bisogna dire diverse cose che sono definizioni sintetiche di questo mistero della volontà espresso in un linguaggio cosmico che deve essere riattivato. Ovvero, da una parte Steiner dice: nell'euritmia tutto quello che era esoterico diventa esoterico. E questa è la definizione minima ma di massima espressione. Cioè, quindi, magari per chi non capisce questi termini, tutto quello che era occulto diviene manifesto, insomma. Esatto, perché se io per arrivare a un concetto esoterico devo avere un certo sviluppo intellettuale e devo aprire un procedimento di pensiero, devo leggere 100 testi, se io faccio IAO, o io faccio, io penso la parola, o io salto e danzo e ballo le vocali con un bambino di 3 anni, io già gli insegno i misteri del cosmo. Quindi siamo già in una chiave esoterica, ma che diventa esoterica, che viene comunicata a partire dalle forze di volontà. L'altro concetto meraviglioso è questo. Steiner dice: se un uomo potesse pronunciare simultaneamente tutte le vocali, compresi i dittonghi, e tutte le consonanti, e avesse la veggenza, vedrebbe comparire di fronte a sé l'uomo eterico.
Cosa succede quando noi facciamo euritmia? Noi accordiamo il nostro strumento osseo. Sapete che la traccia della scienza occulta è lo scheletro umano. Cioè, Steiner l'ha detto in altre conferenze, che ha strutturato alcuni dei suoi libri fondamentali prendendo come guida occulta la struttura dello scheletro umano, che è quella struttura che si studia. Io ricordo la Ulla S. Adorna, che quando iniziamo il percorso musicale entrò nella sala del Goteano, ma con un bel braccio di scheletro, con la sua bella scapola, la clavicola, l'omero, radio, ulna e tutta la mano con falangi, falangine, falangette, e dice: bene, qua c'è tutta la musica. Allora, come possiamo mettere d'accordo la musica delle sfere, le nostre braccia, le nostre ossa con l'euritmia, con l'euritmimesis? Bene, che cosa sono le ossa? Dobbiamo imparare a distinguere le ossa in due grandi categorie. Le ossa piatte sono ossa riceventi, le ossa lunghe sono ossa trasmittenti. Quando io faccio una A, come vi ho descritto prima, io comunico, ricevo e trasmetto simultaneamente, perché l'eterico si apre e l'astrale opera. C'è un passo della Bibbia molto bello che parla di una lotta del popolo ebraico contro altri popoli, e c'era Abramo su un, era Mosè, era qualcuno insomma delle loro genealogie, che era su un colle e alzava le braccia al cielo, e quando lui teneva le braccia alzate in una A euritmica, diremmo oggi, gli ebrei vincevano, però poi si stancava e le braccia gli cadevano e gli ebrei perdevano. Quale immagine meravigliosa per descrivere il rapporto di un io che segue Yahweh, è quello del capostipite che lì incarna l'emblema dell'anima di popolo, che fa da tramite, da trasmettitore con le forze celesti. Allora, che cosa succede in questo passo, che lo trovate anche in qualche domenica nelle letture istituzionali della catechesi tradizionale? Cattolica. Che arrivano due che gli sostengono le braccia, perché lui non ce la faceva da solo, allora in tre riescono ad aprire un varco permanente, una comunicazione stellare. Tutto questo è abbastanza sconvolgente, ma se lo completiamo con gli insegnamenti di Steiner, con la scienza occulta, comprendiamo che nel momento in cui io vedo nel braccio la ripetizione di Saturno tra laringe, clavicola, testa dell'omero, il momento in cui l'uomo riceve le forze solari, è l'omero stesso fino al gomito. Poi abbiamo l'estrazione luciferica delle anime umane dal sole, e abbiamo due ossa, si crea un doppio canale, radio e ulna. Radio non è solo la radio gamma 5. Stavolta l'hai detta giusta, stavolta l'hai detta giusta. Esoterico iniziatico, tutte le parole che riferiscono alla medicina antica avevano un'iniziazione. Sì. Quindi quando io alzo il braccio verso l'alto è il radio che comunica con il radio, con la potenza solare. Quando invece il braccio scende è l'ulna, luna, che entra in una terza minore. Poi c'è la contrazione delle quarte, poi c'è l'espansione delle quinte, seste, settime, fino all'ottava, che ricapitola tutto e rientra. Questo per dirvi che tutto quello che abbiamo imparato artisticamente oggi dovrebbe essere riposizionato euritmicamente, ma anche le scienze. Io ho cominciato a operare per la ricerca scientifica spirituale utilizzando l'euritmia come metodo, e vi assicuro che ho assistito a delle cose incredibili. E vorrei completare questo passaggio dicendo... Poi volevo leggere dei messaggi che sono lì, attenti. Con grande interesse, ma dunque eravamo arrivati a dire che c'era un linguaggio umano primordiale. Sono gli spiriti della separazione, quelli del mondo luciferico e arimanico, che da quel linguaggio primordiale produssero le numerose lingue del mondo. Il linguaggio primordiale è andato perduto.
e non può più essere parlato da un io che sia passato da incarnazioni in incarnazioni nel corso dell'evoluzione della Terra. Quel Gesù bambino che non era passato invece attraverso le incarnazioni umane dall'inizio dell'evoluzione dell'umanità portò secolo la capacità di parlare non una delle tante lingue, ma un linguaggio che si ritiene giustamente non fosse comprensibile per chi gli stava attorno, ma che per l'interiorità di cuore che conteneva era compreso dal cuore materno. Viene così indicato un fenomeno importantissimo legato al Gesù bambino di Luca. Ora vi dico che un mese dopo Steiner con queste parole prepara la prima lezione di euritmia. Prepara la lezione e la prima parola che darà è l'allitterazione barbara. Attraverso questo ritmo che era una parola che aveva in sé un'infinità di semantiche, cioè di segni magici e seminali e germinanti, perché? Prima di tutto pensiamo a Raffaello, il mistero Steiner, Raffaello, Lazzaro, lo accenno solo, ma noi sappiamo che esistono le Madonne terapeutiche, che già Marie Steiner aveva fatto conferenze dove portavano ovviamente non le opere originali ma le riproduzioni, che guardare queste Madonne, ma su tutte la Madonna su cui Steiner pone l'accento è la Madonna Sistina, una Madonna dove c'è questo bambino che non è ancora stato toccato dalla contaminazione di Adamo, non è caduto dal paradiso terrestre, in lui Lucifero e Satana non hanno potuto operare, in lui il linguaggio cosmico è ancora trasparente. E chi sono i due personaggi sotto? La Madonna. Guardando il quadro abbiamo alla sinistra Papa Sisto V, credo VI, adesso non mi ricordo, ma quello che conta è quello che c'è a destra. A destra c'è Santa Barbara. Santa Barbara è la donna che si battezza due volte, quasi un'anticipazione a quei misteri di un ribattezzarsi cosmico, di nuovo dentro i fiumi, con l'acqua viva che viene citata nel passo del primo Vangelo di Giovanni, quando di fronte all'esaurimento del vino in casa la Madonna si avvicina, la madre di Cristo si avvicina a lui e gli dice: guarda, è finito il vino, perché era uso nella tradizione ebraica che il patriarca potesse agire trasmutando l'acqua in vino, ma non era quello il miracolo. Il miracolo viene estrapolato in maniera veramente profondissima dal fatto che l'evangelista Giovanni aggiunge al termine nozze di Cana, perché di Cana non ce n'erano due in Palestina, ma dice Cana in Galilea. Allora Steiner ci fa la domanda: ma come mai aggiunge questa Galilea? Perché? Perché in Galilea in quel tempo c'erano tutte le moltitudini etniche che possiamo immaginare. Sarebbe come dire che se il Cristo oggi andasse a Lampedusa e facesse un matrimonio a Lampedusa, noi dovremmo immaginare che a Lampedusa ci sono le rappresentanze etniche di tutti i popoli africani. Allora che cosa succede in quel momento? Succede che quelle forze che agivano nell'anima di popolo attraverso la corrente del sangue da quel momento sono state interrotte, perché quando viene fatta l'annunciazione a Maria viene detto che tuo figlio non sarà figlio del popolo ebraico, sarà figlio di Dio, perché romperà la legge di continuità della razza. Da quel momento la continuità in Cristo avviene al di là dell'ereditarietà. Mi segui? Sì. Ecco. Allora che cosa chiede a Maria? Maria, immaginiamo la scena, ve la voglio far vivere. Immaginate il momento di grande confusione, questa donna cerca di aiutare il figlio, si avvicina alle otri in casa e il figlio la ferma e gli dice: no, donna, ho bisogno dell'acqua viva. Quell'acqua stagnante non serve più, adesso deve iniziare il processo macrocosmico di trasformazione della parola in conoscenza cosmica, in linguaggio cosmico.
vai a prendere l'acqua dalla fonte viva. Allora la donna esce con le sue ancelle e porta un'acqua che è ancora eterizzata, e su quell'acqua eterizzata inizia un processo cosmico nuovo. Il capovolgimento della prospettiva discendente dell'umanità ha lì il suo primo atto visibile, e avviene lì un altro passaggio incredibile che Stein ricava dalla memoria akashica, che è stato tradotto malissimo da tutti i vari esegeti, ma che ritradotto nel vero significato è che dopo che ha fatto questa trasmutazione, quindi tutti bevendo quell'acqua trasformata percepiscono vino, ma lo fa non con un solo popolo. L'anima di Cristo si sta preparando a diventare quello che sarà poi completo e in continua ascesi, non solo alla fine della resurrezione, con l'inizio della Pentecoste, ma se avete un'idea di quello che ha scritto per esempio un euritmista di valore come Powell, ha continuato a seguire i processi con la bomba atomica, con tutto quello che da una parte è distruttivo, dall'altro noi lo possiamo riconsegnare a Cristo e dare un impulso per i passaggi che vanno, come diceva Iannarelli, a rafforzare la forza eterica. A quel punto Cristo si avvicina a sua madre e dice queste parole: donna, da questo momento la questione va da me a te. Ora, in queste pochissime parole c'è un rovesciamento. Io so che anche altri antroposofi hanno affrontato questo concetto. Io stessa l'ho portato a Codroipo, mi ricordo, dove ho fatto una lezione introduttiva all'euritmimesis con gli allievi di Enzo Nastati, ma credo che qui ci sia un passaggio che ancora non è mai stato comunicato e voglio comunicarlo questa sera di fronte a te. Noi sappiamo dal Vangelo di Matteo che ci sono volute 42 generazioni in linea maschile perché le forze discendenti potessero andare a formare un'anima adatta ad accogliere il Cristo, ma da quel momento del primo Vangelo delle nozze di Cana dobbiamo immaginare che il passaggio avviene adesso in incarnazioni femminili e non dobbiamo pensare di dover prendere il fantoma di Cristo e di parlare o con il piccolo Adamo o con la piccola Eva, perché Adamo ed Eva sono un'unità, sono parti costitutive di un unico individuo. Nella traduzione originaria, da una parte c'è il corpo fisico, l'Adam Kadmon, quindi tutta quella struttura di supporto che è come il ricettacolo entro cui si può riversare lo spirito, e l'Aisha è il corpo animico, è l'anima. Quindi ogni uomo che sia manifestato come sesso maschile o sesso femminile deve interagire con entrambe le parti, ma proprio per la costituzione animica della donna, che porta la vita in sé e che ha una relazione con la forza eterica della terra, questo passaggio si svolgerà in 42 generazioni anche in seno alla terra, e il lavoro che oggi le madri, le donne, le figlie, le sorelle devono compiere è proprio di salvare questo involucro nuovo, di portare questo palladio nelle famiglie, di salvare il Cristo eterico in ogni bambino, in ogni figlio, di impedire la contaminazione. Non dobbiamo essere arroganti e pensare sì, tanto poi lui mi difende, perché aiutati che Dio ti aiuta. Sì. Dovete lottare strenuamente fino alla fine. Nel nostro vissuto tradizionale, se andiamo a leggere il libro dei Maccabei, che è un libro poco frequentato, poco conosciuto, ma che Steiner illumina proprio con la tragedia dei 5 figli di Mattatia e dei 7 fratelli Maccabei, quei 12 sono i 12 che poi diventeranno gli apostoli, e diventano gli apostoli proprio perché di fronte alla prigionia nell'epoca dove gli ebrei sono schiavi, si rifiutano di abiurare al loro Dio Yahweh, e sono pronti alla morte, e il primo che rifiuta questo è Giuda di Mattatia, e quel Giuda Iscariota che poi riceverà, come testimoniato dal Vangelo di Giuda, il compito più ingrato, perché nel Vangelo di Giuda, che è stato ritrovato nel 1900
78, all'epoca io avevo solo 18 anni, ma ho scoperto questo nel 2016, proprio nell'anno della mia crocefissione pubblica di fronte alla volontà di fare luce in quel mondo dell'arte, dello spettacolo, della politica che avevo frequentato fin dai miei 18 anni. Ho trovato traccia della pubblicazione del Vangelo di Giuda, del fatto che è stato dichiarato autentico. E che cosa dice in buona sostanza il Vangelo di Giuda? Parla di cosa avviene. Un giorno in cui il Cristo fa una domanda importantissima a tre degli apostoli e l'unico che può rispondere è Giuda. Perché Giuda ha in sé quelle forze originarie, perché è il primo che decide di morire in Cristo. E allora a lui Cristo dice: io ho un compito terribile da affidare a te, perché tu dovrai fare quello che io ti chiedo, ma quello che io ti chiedo farà di te l'uomo più ingiuriato, il tuo nome diventerà una specie di insulto, ma tu non devi aver paura, perché tu sarai considerato l'ultimo degli uomini, ma io di te farò il primo. E se andate anche a risentire quello che hanno detto altri antroposofi, come lo stesso Anastati, del battesimo e del boccone che viene intinto proprio per preparare Giuda ad affrontare Arimane nella questione dei 30 denari e tutto quello che consegue dopo la sua autouccisione e quelle interiora, quelle forze di un pensiero macrocosmico non ancora completo che toccano la terra prima che il Cristo muoia. E poi se andate a completare lo studio dell'antroposofia e capite chi sarà quell'individualità ingiuriata e come dire, ancora oggi se tu dici Giuda sembra chissà un insulto, ma c'è un Vangelo di Giuda che è il Vangelo della redenzione del male e che dà una forza all'individuo, perché anche l'ultimo degli uomini che avesse sbagliato, e quando lui si rende conto che quello che ha fatto non credeva che portasse all'uccisione di Cristo, quella è una tragedia più sconvolgente di quella, non so che cosa si possa immaginare nell'anima di uno degli apostoli, ma noi sappiamo che il Giuda si reincarna come Sant'Agostino e che Sant'Agostino si reincarnerà come Leonardo da Vinci. Ora, in questa triade abbiamo tutto il futuro dell'umanità che si squaderna, perché Steiner ci dice che la prima anima cosciente che scende sulla Terra si chiama Leonardo da Vinci. La prima anima cosciente. Esatto, e se andate indietro e guardate a quello che Steiner ha scritto, e non l'ha scritto mai in un'unica conferenza, perché queste cose facevano tremare le gambe deboli dei pavidi, come dire, delle bizzocche che credevano alla favoletta in modo dogmatico, perché questo urla come un urlo di Munch della profondità minerale dell'essere umano che deve capire questi misteri oggi, devi farli propri, devi capire che se tu hai il coraggio di agire nella verità, lui ti ridà 100.000 volte quello che tu hai dato a Cristo. Ascolta Eleonora, guarda, tu stai dando dei concetti diciamo impegnativi, ma allo stesso tempo è una poesia quella che stai dando, perché ha in sé l'elemento artistico dell'ascolto per chi vuole ascoltare, che diciamo così proprio fa mettere in contatto con queste cose che dici, no? Purtroppo io lo sento come se l'avessi visto tutto quello che ti dico, perché le parole di Steiner sulle quali ho passato anni, notti, sono diventate immagini, sono diventate geometrie, sono diventate forze, forme, e non posso augurare niente di più meraviglioso a chiunque che sprofondarsi, che decidere che la cosa più importante è la salvezza delle nostre anime, è aprire la via all'evoluzione cosmica dell'uomo. Noi abbiamo una via lattea da colonizzare, smettetela di lottare per un pezzo di terra o per una casa o per un conto in banca, è tutto inessenziale rispetto a quello che è il compito dell'umanità del futuro. Diciamo che bisogna occuparsi anche di quello, certo, però tenendo la necessità deve tenendo presente. Dobbiamo cambiare merito, però io non so, volevo leggere anche dei messaggi cosa vuoi? Io starei a ascoltare in religioso silenzio soprattutto questa ultima parte dove stai veramente squadernando questi contenuti, ma con una, come dire, coscienziosità spirituale che
che è bello sentire, no? E si pensava anche di leggere Calendario dell'anima in italiano e in tedesco e poi leggiamo i messaggi, cosa dici? Sì, sì, assolutamente. Ecco, su Calendario dell'anima vorrei porre un'attenzione grandiosa, perché è uno strumento di meditazione, voglio dire, quelli che dicono, ah, ma io come faccio a studiare l'antroposofia? Guardate, basta prendere il Calendario dell'anima, prendetevi ogni settimana questi sette versi, leggeteli tutti i giorni, fateli scendere nella vostra anima e già cominciate a fare qualcosa. Infatti Enzo, perché leggerò quella che è stata la traduzione, il lavoro di Enzo, dice: dato che il Calendario dell'anima è stato dato dai mondi spirituali attraverso Rudolf Steiner per aiutarci nell'esperienza dell'incontro con il Cristo eterico, possiamo dedurre che la nuova Pasqua, perché siamo ancora nel periodo pasquale col Calendario dell'anima, la nuova passione è incentrata sul sentimento della gioia e non sul dolore, penitenza, esatto, e morte. È da notarsi, esatto, come in tutto il versetto non si accenni alla passione, ma solamente alla sua presenza continua in noi. Lo leggiamo, certo, subito. Ma qui, proprio, scusami se ti interrompo, Elio, ma il concetto di Giuda, il concetto del libro dei Maccabei, porta proprio a coscienza questo transitare, questo comprendere che quello che sembra la tenebra più profonda, irrisolvibile, attraverso il mistero del Golgota diventa luce, diventa potenza di verità, diventa nuova vita, diventa coraggio. Sono meditazioni che dovremmo coltivare quotidianamente, queste che ci esorti a fare. Allora, leggiamo il versetto, che siamo ancora in atmosfera di Pasqua, della settimana dal 7 al 13 aprile, e dice: quando dalle ampiezze dell'universo il sole parla al senso degli uomini e gioia dalle profondità dell'anima, alla luce si unisce nel vedere, allora migrano dall'involucro dell'egoità pensieri nelle lontananze dello spazio e legano ottusamente l'essenza degli uomini all'essere dello spirito. Wenn aus den Weltenweiten die Sonne spricht zum Menschensinn und Freude aus den Seelentiefen dem Licht sich eint im Schauen, dann ziehen aus der Selbstheithülle Gedanken in die Raumesfernen und binden dumpf des Menschenwesen an des Geistes Sein. Quando dalle ampiezze dell'universo il sole parla al senso degli uomini e gioia dalle profondità dell'anima alla luce si unisce nel vedere, allora migrano dall'involucro dell'egoità pensieri nelle lontananze dello spazio e legano ottusamente l'essenza degli uomini all'essere dello spirito. Allora, questo è il nuovo, il primo frammento dei 52. E la vocale, come nell'alfabeto cosmico, è una A, è una Aleph. Molti, se hanno in mano o se hanno visto il Calendario dell'anima, troveranno queste notazioni con delle vocali. Nella prima parte c'è semplicemente una lettera, che può essere vocale o consonante, cioè tutto l'alfabeto anche con quelle parti alfabetiche che magari noi nell'alfabeto italiano non abbiamo. Da una parte hanno la scrittura limpida e nell'altra metà del calendario c'è una lineetta sotto, perché in realtà viene percorso in maniera bilaterale un doppio alfabeto per completare queste 52 settimane. Avendo un alfabeto euritmico, dobbiamo immaginare che questa gioia promana al massimo grado se noi riuscissimo a trasformare questi concetti nel linguaggio del Gesù natanico. Quindi questa breve lettura che ho fatto dal testo Da Gesù a Cristo nell'ottava conferenza, dove Steiner prepara la prima lezione di euritmia e prepara il mistero di Santa Barbara, perché io continuo a parlare di Santa Barbara? Che poi anagrammando viene fuori Barabba, ma comunque lasciamo stare. C'è anche un'assonanza, ma
Barbara era una parola mantrica che veniva recitata dai barbari. Voi sapete che già dai tempi del Gengis Khan, che viene illuminato con la scienza dello spirito, dall'indagine soprasensibile, come uno degli ultimi uomini sulla Terra che riusciva ancora ad avere un rapporto con le forze atmosferiche. Diciamo, il grande Gengis Khan, quando arrivava, portava con sé la tempesta, quindi veniva temuto. E come facevano a realizzare questi cambiamenti? Perché le loro anime erano ancora radicate nell'essere cosmico. C'era ancora un retaggio di quell'antica conoscenza atlantidea che poi si andrà estinguendo. Quando Steiner dice, come ho letto poc'anzi, che con l'incarnazione di Adamo penetra prima Lucifero, poi arriva a Rimane, cosa succede? Che questa penetrazione dei due ostacolatori agisce per la distruzione della Torre di Babele. La Torre di Babele, che in origine era il doppio involucro per comunicare col divino, diciamo tutti i suffissi El, egli, gli angeli finiscono come Manachel, Michael, Anael, Samael. Questo El è proprio la coscienza cristica dell'eterico, mentre nelle terminazioni AH abbiamo l'espansione femminea di donazione. Queste sono le due polarità di genere degli angeli, che di per sé non hanno sesso, ma hanno funzioni differenziate, yin e yang, potremmo dire con un'altra accezione. Ma parlando di questo linguaggio, che appunto, come dicevo prima, nella cronaca della Kasha Steiner descrive ricevuto dalle donne, perché le donne per la loro costituzione erano in grado di sentire con l'eterico, perché l'eterico era più potente, perché doveva poi portare alla vita. Infatti Steiner ha scoperto che l'eterico femminile, cioè maschile in realtà. Ascolta Eleonora, mancano 10 minuti, no, è un peccato interromperti perché veramente ci stai dando tantissimo, però vorrei leggere, almeno leggere i messaggi. C'era purtroppo un messaggio di Giovanni Forte, che non riesco più a trovarlo, che così ti ringraziava e così applaudeva a tutto il tuo lavoro. E poi c'è Ada di Treviso che dice: Eleonora, un uragano di energia positiva, conoscenza evolutiva. Ciao Ada Treviso, grazie Ada. E poi c'è un messaggio che dice: io dell'erotemia ho questa idea, l'io che si manifesta come volontà che muove il corpo fisico perché agisca sul corpo eterico, vitale. Quest'ultimo si espande e può aderire al richiamo d'amore del Cristo che vive nel campo eterico terrestre. È così Giovanni Forte, ancora lui, allora che aveva mandato. È ricomparso il suo messaggio, dice: Eleonora Ronoel è un fiume in piena, non sente, non teme alcun argine. Ascoltarla è lasciarsi travolgere dalla forza espressiva di ogni argomentazione, tutte saldamente fondate in una profonda immersione nelle verità rivelate e vissute in prima persona. Un caro saluto, Giovanni Forte. Lo conosci, Giovanni Forte? Sì, Giovanni ha fatto parte degli Zoom a cui ho dedicato, appunto, nell'epoca di chiusura, clausura. Ho cominciato a fare lezioni attraverso Zoom e lì sono accaduti dei fatti meravigliosi. Lo saluto, saluto tutto il gruppo di Mercurio e anche gli amici che stanno dando l'avvio a questa avventura dell'unidiversità dello spirito, perché il Logos ha bisogno di un luogo per incarnarsi, per trovare anche quella quiete interiore, quella pace, fiducia dell'incontro tra persone nello spirito dell'Angelo di Matteo. Quindi sarà probabilmente la mia nuova casa nei prossimi mesi. Abbiamo traslocato questa mattina, è arrivato questo frammento di un'opera fatta 47 anni fa con mia madre, che era del 33, che si chiama In principio era il Verbo. È stata portata con un tir 4 tonnellate ed è l'innesto di una pietra di fondazione per un centro di accoglienza spirituale. Adria in via Ciccio Euracchio 4, quindi esatto. Siamo in piena campagna. Ti leggo gli altri messaggi, scusa ti interrompo. Ciao Eleonora, sono Gloria Cavalli, ho fatto il primo corso a Radio Gamma con te. Come Cavalli mi chiesi allora quale briglia d'oro potevi consegnarmi. Simpatica Gloria che ha questa... Sì, ringrazio tutti gli amici degli Anellanti di Matteo, che spero di ritrovare presto. Adesso se vengo lì nella zona del Delta del Po avremo modo di
di far rivivere questa parola cosmica, perché prima dicevo il Gengis Khan, questa potenza di innalzare le braccia al cielo, di fare sacramentalismo, di riunirsi nel nome di Cristo, questo trasforma davvero l'uomo in uno strumento di ricezione. Noi abbiamo imparato con l'epoca illuministica a separare tutto quello che è spirito da quello che è tecnologia. Salve, sono Michele di Adria. Ho saputo, Eleonora, che si è trasferita qua. Io lavoro nel mondo delle essenze, mi farebbe piacere incontrarla per darle dei campioni omaggio per una collaborazione, se vuole dare dei contatti di riferimento o prendere un mio numero, grazie. Michele, non mi sono ancora trasferita completamente, spero nell'ambito dell'estate, perché dobbiamo aspettare che chi adesso occupa la casa la lasci, però ho già fatto il trasloco lì, ho portato quest'opera e davvero non vedo l'ora di poter iniziare una nuova fase del laboratorio artistico cognitivo che io ho fondato a Roma e con cui ho fatto tantissime esperienze. Ho fondato il teatro terapeutico per i bambini, Amazione for Kids, ho fatto corsi FTS con la Regione Lazio e ho creato una nuova figura professionale dell'interattore. Scusa Eleonora, possiamo dire a Michele che entra nel tuo sito eleonorabrigliadori.com? A questo proposito, quello che sto preparando è un'applicazione che ognuno poi potrà scaricare sul suo telefono, con la quale bypasseremo tutti i social media. Bene. Perché io sono stufa anche di essere bannata, fa conto che ieri ho fatto un'intervista, questa intervista è già stata censurata da YouTube. Ma ascolta, per contattarti, dove vanno, nel tuo sito allora? Allora, sulla pagina Facebook, l'hanno riaperta 2 giorni fa, adesso mi può scrivere comunque in privato, ma appena sarà finita questa applicazione tutti quelli che vorranno rimanere in contatto con me potranno farlo nel rapporto 1-1, perché quello che ho fatto già per i gruppi di 100, di 50, di 30 e che nell'ultimo periodo di 6 mesi abbiamo fatto tutta la lettura di teosofia, il lavoro dei 6 esercizi, adesso lo voglio fare per tutti quelli che vorranno contribuire alla fondazione della nuova università antroposofica, centro di ricerca, centro artistico, centro umano, anche i grandi professionisti che vogliono completare la loro conoscenza con un percorso antroposofico, perché questo è il paradigma. Il primo periodo bisogna... Grazie del percorso che ci state facendo fare di stasera e delle altre trasmissioni. Massimiliano Dabbas, grazie a te Massimiliano Dabbas, scusa, grazie, Bassano sarà io. Non da basso proprio lui. Aaron Noel, questo qui è simpatico. Piccinina, un bacetto. Elias, buona trasmissione. Allora, intanto rispetto a quello che dobbiamo diventare. Intanto un saluto, grazie Andrea. Qui Luisa che ci aveva mandato prima dice: una notte svegliandomi ho sentito un'energia che si ritraeva dalle mie spalle. Che ne pensa di ciò Eleonora? Grazie ancora di cuore per l'esercizio, Luisa. Abbiamo 3 minuti, abbiamo 3 minuti anche per salutarci bene. L'energia spesso è la zampata di Arimane. Quando cercate di allontanarvi, per esempio, da qualcuno che agisce psichicamente nella paura, dovete proprio scrollarvelo dalle spalle. Ci sono alcuni esercizi come quello della D che abbiamo cominciato a descrivere, che aiutano proprio a sentire questo. Fare un bel segno della croce ampliato, fare una lettura del calendario dell'anima, fare la concentrazione, fare IAO, fare io penso la parola, portare aiuto a qualcuno. Ecco, io penso che ci siano un'infinità di nuovi impulsi che si stanno manifestando, è come se fossimo di fronte a una nuova esplosione di un cambriano spirituale, se mi consenti il termine, perché l'azione del Cristo è diventata potentissima. Sì. A partire da un gruppo di 12 le forze sono tali da interrompere la linearità della decadenza del materialismo. Bello, bello. Allora Franco apre un capitolo, dice: Mauro Biglino è uno scrittore italiano che si occupa principalmente di storia antica e Antico Testamento, sostenendo tesi ufologiche legate alle teorie degli antichi astronauti. Vabbè, Biglino... No, lasciamo perdere. Davvero. Comunque grazie Franco del messaggio. Allora, Aaron Noel... Siamo tutti degli UFO, no? Perché siamo tutti extraterrestri, sì. Però confonde. Ascolta, le cose, ci dai un messaggio finale, diciamo così, di un minuto,
però senza, come dire, poi superare le 9, perché dobbiamo chiudere. Io vorrei leggere una meditazione di Steiner che ha dato Erika, che fa parte sempre del gruppo di studio di Girotto, Erika mi pare si chiama, che è bellissimo, dice: io desidero, di Rudolf Steiner, io desidero con spirito cosmico entusiasmare ogni essere umano, così che possa divenire fiamma e infuocato dispiegherà l'essenza del suo essere. Gli altri anelano prendere dalle acque cosmiche ciò che estinguerà quelle stesse fiamme e infliggere così paralisi in tutto il loro essere. Oh, quale gioia quando la fiamma dell'essere umano brilla perfino quando riposa. Oh, amaro dolore quando la cosa umana viene messa in catene, quando invece vorrebbe muoversi. L'eurotemia fa muovere, no? Assolutamente, ringrazio per queste meravigliose parole e voglio aggiungere che l'uomo, quando conosce la verità, fa sempre la cosa giusta. Quindi di fronte a chi sbaglia, di fronte a chi vi offende, di fronte a chi vi sembra così lontano dal Cristo, dovete chiedervi: perché è rimasto così lontano? Ma c'è sempre un briciolo di Cristo anche in lui. Dovete solo cercare quel filo di Arianna e se seguite il filo di Arianna arrivate anche dalla parte opposta del cosmo, dalla costellazione appunto dell'aurora boreale, che ha un linguaggio euritmimetico, perché l'euritmimesis è proprio la nemesi, la mimesi del linguaggio cosmico che è in tutte le cose. E vi posso dire che la cosa più entusiasmante che ho incontrato in questi 55 secondi, ho fatto di tutto, è stata proprio l'euritmia. All'euritmia mi sono dedicata e nella sua metamorfosi che si apre alle conoscenze del futuro voglio dedicare il resto di questa esistenza e di tutte le altre del mio futuro. Benissimo. Grazie Eleonora, ci vediamo ad Adria magari. Va bene. Eleonora, io... abbiamo un tetto da rifare, io aprirò una sottoscrizione per chi vuole sostenermi. Certo. E dirò che sono pronta ad andare a cena con chi vuole, con me, e sosterrò e aiuterò e farò da consulenza antroposofica, insegnerò gli esercizi e metto una base di finanziamento di 1000 euro perché dovremo rifare 1500 metri coperti. 8 secondi, Eleonora Migliadori, Aaron Noel, io ti ringrazio e non ho parole per così proprio ringraziare di questo dono che ci hai dato.